Ci siamo, raga, ci siamo. Tutti i problemi sono stati risolti. Quindi possiamo partire ufficialmente con questa puntata numero uno. Perché non ricordo nemmeno quante ne avessimo fatte in passato del Machine Podcast 2.0. Quindi do subito un benvenuto a tutti i miei ospiti. Bella per Enfire, bella per Axel, bella per il Chinozzo. Grazie per essere qua presenti. Avevo fatto l'invito anche a Blazzi, purtroppo era già d'accordo con Tube questa sera di fare un capsule opening, mi sembra. Di conseguenza, probabilmente, potenzialmente, la prossima volta avremo anche il buon Blazzone. In ogni caso, bella per gli ospiti, bella anche per tutti quelli presenti in chat. Partiamo con qualche succosa news riguardo... Vere e proprie news? No, però, non so, avete sentito, raga, della possibilità, quanto pare, di una nuova ability che bloccherà lo unique gauge degli avversari? C'è addirittura un video gameplay di un tester, tipo un modder, che mostrava esattamente come funziona la cosa. Non so se avete visto. Sì, ho visto la clip. Ok, tu Dani anche? L'ho sentito parlare, ma non ho visto la clip. Ok, Axel, ne sapevi qualcosa? Ero ignaro, ho scoperto adesso. A posto, ok. Allora, praticamente questo modder riesce, insomma, ad accedere ai dati di gioco e modificare gli asset di quello che già è presente in game, quindi non può inventarsi nulla di nuovo, ma può inserire qualcosa che già c'è. E praticamente mostrava che c'è una sorta di lock dello unique gauge che lo attivava sia su Gogeta che su Goku Ultra Istinto. Dove praticamente su Goku Ultra Istinto, se ce l'hai lockato, anche se hai il gauge pieno, i colpi ti arrivano e tu non puoi evitarli, mentre con Gogeta chiaramente non vai a caricarti nulla, quindi non attiverai buff, non pescherai la special move, rimarrà un personaggio normale, tra virgolette. L'ho vista allora, Luca, la clip. Mi è venuto in mente mentre raccontavi. Cioè, ho visto su Telegram un Gokui che veniva colpito stando fermo. Sì, dal Cyberman, mi sembra. Ok, sì, è la modalità test, per così dire, che usano per fare queste cose. L'ho vista. Infatti qualcuno qua in chat dice Bardock non è famoso per loccare. Uno in realtà, raga, in realtà uno. No, vabbè, per loccare il meta, per loccare due, il meta, ragazzi. Uno e mezzo. Uno e mezzo, dai. Boh, potenzialmente sarà in arrivo un qualcosa del genere, secondo voi? È probabile che uno dei nuovi personaggi magari annunciati, che verranno annunciati martedì, possa avere qualche abilità di questo tipo? Per me non subito, aspetteremo un po'. Anche io aspetterei un pochino, tipo a me pare molto abilità alla aura intimidatoria, sarebbe perfetta per il Mui come abilità, secondo me. Allora, proprio... provo a mostrarvelo, raga, vediamo se ce la faccio. Sì. Non potrete vedere questo video attualmente, fa crashare tutto. Immaginatevelo, raga, è un'iconcina del lock dove praticamente il gauge non può essere attivato in quei momenti. Quindi, dicevamo, secondo voi non arriverà così a breve, non vogliono andare già a counterare i personaggi più possenti rilasciati ultimamente? C'è che ce ne stanno 4 di BG con gli unique gauge e su 4 2 sono inutili e 2 sono buoni che si giocano, che Gogeta e Trunks. Trunks, sì, praticamente sì. Ma povero Cell, dai, povero Cell. Chi sono in culo quel coglione? Il tibio verde del cazzo, fa schifo, stare lì mezz'ora a caricarti la minchia, vaffanculo. Che poi se ci pensi, se creano qualcosa che lo blocca, tipo si carica quella barra negli ultimi 10 secondi del game, tipo, non se la carica mai. No, poverino, oh, Cell, ragazzi. Veramente, cioè, il bello è che appena uscito sembrava anche che fosse abbastanza rapida come cosa caricarsi il suo gauge. Poi sono usciti gli altri gauge e dici, ah, okay. Mazza, che merda. Cioè, bastano 3-4 attacchi per gli altri. Cell deve star lì, gli blocchi pure gli unique gauge, ci sta lui, tipo, mentre si carica col sangue alle tempie che piange, ah, ti prego.
L'ho usato giusto per due stagioni, ragazzi, Cell. Cioè, ho investito tutte le Z-Power per portarla a 6 stelle e poi adesso purtroppo... Mai più utilizzato. Vabbè, anch'io ce l'ho lì a 6 stelle. Boh, magari prima o poi tornerà buono. Cioè, dovranno fare tipo... un equip platino, sì, che magari gli buffa il key recovery del 200%. Non so se sia collegata la cosa a velocità di ricarica del gauge con la velocità del key recovery. Però boh. No, mi sa che è una roba... Ah, proprio a parte. È brutto, allora. Mi serve un platino in generale. Ma a parte, cioè, è uscito male, poraccio. Si aspetta l'ultra, dai. Si aspetta l'ultra, famo così. Non può essere salvato, poverino. E invece, per quanto riguarda un po' il meta attuale, raga, vogliamo fare un discorsino su che bellezza sia il meta attuale in questo momento? Perché c'è un po' di gente, per un bel po' di persone, non è il peggior meta di sempre. Quindi vorrei un po' sentire la vostra. Io vi dico, ho un meta, cioè ho un video in programma in uscita dove vado a fare tipo una top 5, una cosa del genere, di quelli che secondo me sono stati, barra, sono i peggiori meta di sempre, dall'inizio proprio di Legends. Quindi vi dirò la mia, ma non troppo nello specifico, appunto, perché mi terrò il contenuto. Però vorrei sentire la vostra. Chi parla per primo? Facciamo una scuola, alziamo le mani? Chi vuol cominciare? Vai. Io sinceramente Dani. Vado un po' contro corrente. No, ok, Kine, vai. Stavo insieme prima, sì. Vai, Kino. Vabbè, vai, Dani. Se... lo sai che a me non dispiace così tanto? Ti dirò. Non ti dispiace questo meta? No, perché prima era... ti spiego un attimo tutte le motivazioni prima che mi cacci dal live. Allora, innanzitutto, vabbè, prima veniamo dal meta Zenkai che era veramente c'era veramente noioso più che altro, perché si giocavano sempre quei, 6-5 Zenkai con il kit del 1800, cioè era proprio il kit del 2018, i primissimi kit. Goku 3! Sì, esatto, Gohan Super Saiyan 2, tutta sta gente qui, che cambiava, che c'ha le stats pompate e qualche meccanica, ma neanche le meccaniche nuove, perché gli Zenkai sono sempre stati percentuali pompate e statistiche pompate. Allora, con l'aggiunta di questi banner, a parte che si è riaccesa la speranza dei banner futuri, perché adesso quando c'è una celebrazione grossa o comunque qualcosa che mette hype, sono, non dico certo, ma quasi che esca un personaggio che mi invoglia a pullare, dico, oh mio Dio, voglio quel personaggio perché effettivamente è forte e non viene obliterato dallo Zenkai di turno. Quindi già questa cosa che hanno cambiato a me sinceramente ha fatto molto piacere. Poi sì, sicuramente il monopurple è la cosa più stupida del gioco attualmente ed è fastidioso anche, anzi soprattutto per il content creator, perché anche voi, come abbiamo già parlato, cioè fare showcase un pochino più troll, soprattutto magari a ridosso della godly o robe simili, è impossibile, perché non puoi farlo. Semplicemente ma anche fare, cioè in generale showcase, a prescindere dal troll o no, ci vuole molto più tempo fondamentalmente. Sì, in però generale, alla fine dipende, cioè per me più quando vai magari eri un pochino più alti, là diventa un po' più complicato. Poi sì, magari si perde un po' più di tempo, però... Io sto due millesimo adesso, ho fatto uno showcase un po' particolare ed è stato non facile, diciamo. Due millesimo già sei un po' più alto, no, adesso mi sto tenendo basso appunto perché poi tryhardo negli ultimi giorni. Sì, perché poi tryhardo... ma poi tocca tryhardare alla fine, capito? Vabbè, sarà così, fai un po' più di fatica. Poi per i team in meta comunque ci sta, vabbè, monoparpolo, ok, lo sappiamo tutti, il Fusion che comunque è forte, dipende anche molto dalle stelle, ma è forte, c'è anche quel Future per 2/3 HP che è bestiale, non so se l'avete provato. Poi sì, ci sono... Quello con Rosemasu? Sì, Rosemasu, Mirai e Trunks più per 2 HP. È un super dito quel team. Esatto. Quindi, ok, la varietà di team, ci sta tra virgolette... Però è sempre stato così. È vero che tra i primi 4 team il resto ci sta un abisso infernale, cioè non c'è mai stato un abisso così ampio, però alla fine ti dirò, non è proprio un meta che è super godibile, però come dicevi anche tu, secondo me ci sono stati meta peggiori, cioè forse, non so se tu consideri questo peggiore, però secondo me ci sono stati meta peggiori, più che altro più noiosi in generale, ecco. Ok.
Tu, Dani, che dici? Allora, io non credo che la... Cioè, allora, mettiamo le definizioni per bene. Meta inteso come situazione di team o includendo anche RP, nuovo sistema di leghe, rapporto... Per me è tutto quanto. Per me io il meta lo intendo sia come team e sia anche come combat system presente al momento in cui ti riferisci a un meta. Per dire, quello dei primi hybrid aveva un combat system totalmente differente. Tornando a Goten più Trunks, non so se vi ricordate, che vi pescavate carte all'infinito, tipo semplicemente facendo sidestep. Io metto tutto all'interno del meta, il combat system dell'epoca, varietà anche, non semplicemente magari quanto è forte il team rispetto agli altri, ma anche quanto spesso ti trovi quel team, esclusivamente quel team rispetto ad altri. A quante stelle trovi quei team? La presenza dei tier che vanno a buffare ancora più maggiormente il tutto. Io racchiudo tutto quanto all'interno del meta. Ok, allora, su questo punto, secondo me, la cosa più triste che ho visto, che effettivamente è un po' anche il sentimento comune di diversi giocatori, è non tanto legata ai team, ma alla situazione che si è creata con contemporaneamente l'uscita di personaggi molto forti e il cambiamento del sistema delle leghe, PvP, eccetera. Adesso hanno fissato un pochino la faccenda degli RP, ma hanno fatto uscire fuori quello che è il problema più grande del PvP, ovvero il matchmaking. Io trovo a rank 65, rank 70, rank dei rank 50, e nel fortuito caso che io mi becchi la partita sfortunata, perdo, il problema è che comunque il meno 90 me lo becco lo stesso. E quindi non è un abbassiamo gli RP presi e aumentiamo quelli persi solo a top alta, ma si è trasformato in un spera, incrocia le dita di non beccare qualcuno di 10.000 rank in meno di te che ti dodge l'RR, ti fa perdere il match e poi ti fa buttare 10 ore di farming nel cesso. Quindi questo meta è brutto in questo senso per me. Cioè, sono venuti fuori dei problemi da queste nuove modifiche che hanno fatto, che esistevano già prima, ma ora si sono proprio amplificati. Cioè, la gente li vede. Se voi siete in rank 65, beccate un rank 59 e perdete, meno 90, ragazzi. Fisso. Meno 90. E in più c'è da mettere quello che dicevi tu nella nostra vecchia discussione, abbiamo parlato diverse volte, no? Che è elasticità. E il fatto che fondamentalmente con l'aumentare del numero di mesi che Legends ha accumulato di esperienza dei giocatori, la gente prima o poi capisce che stando fermi ovviamente è più vantaggioso che saltellare. Sì, 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 quindi... sì, la tattica vincente, per dire. La gente ha capito, ragazzi, dopo diversi mesi di gioco, un po' magari perché noi ci siamo lamentati, ma non è che siamo noi il problema che abbiamo messo fuori il tutto, ma anche perché fondamentalmente ve ne accorgete, no? Dopo un annetto che giocate vi accorgete che saltellare qua e là, panicare o quantomeno fare i predict vi mette più in situazioni di svantaggio che di vantaggio. E quindi si crea una situazione in cui dite, ma per quale motivo dovrei saltellare? Io sto bello fermo, quando parte la pallina faccio la mia bella finta, perfect vanish, e si parte di combo. Che è un po' come giocare a scacchi, ragazzi. Io l'ho sempre detto, noi abbiamo scaricato per me Legends perché è un gioco d'azione, picchiaduro, chiamiamolo così, non uno scacchi, vogliamo dinamicità. Dragon Ball non è scacchi, secondo me. Scacchi è un gioco a turni. Esatto. E questo, poi altra cosa, sempre legato alla tua definizione di meta, il concetto di Racing Crash tirabile nei primi 30 time count e con danni troppo elevati. Questa è una cosa che a me sta troppo sulle scatole, ma non credo di essere l'unico a pensarla così. L'RR nei primi 30 time count con quel danno è stronzo, non va bene, cioè non va bene, va alloccato l'RR per un po' di tempo, o quantomeno va ridotto il danno fatto dal Rising Rush. Non è possibile che io perda un match nei primi 20 timer count, perché l'avversario, col drop rate delle sfere del drago, randomicamente si è beccato 6 sfere e ha vinto.
Quindi o il drop rate, o il lock del Rising Rush, o la riduzione del danno, una di queste tre cose, oppure mischiarle, non lo so. Anche, tutto qua. Anche mischiarle. Mischiarle, mischiarle. Sì, sarebbe la cosa migliore, nerfarlo sotto più aspetti. Sì. Axel, tu che ci dici? Allora, mi metto anche seduto sulla sedia. Allora, dal mio parere, che è un pochino più casual rispetto al vostro, perché sono più stronzo, diciamo, a livello di gioco, ci sono alcune tematiche che sono diventate molto più positive attualmente ed altre che sono peggiorate. Uno per la varietà, secondo me, in realtà, nonostante tutto, tra Monopar e Gogeta Ultra, altri cazzi, ho beccato più team attualmente che negli ultimi anni di gioco, sinceramente. E tralasciando Gogeta Ultra, che chi l'ha inventato andrebbe licenziato, presa a lapidate e denutrito. Per il resto, secondo me, è molto giocabile, molto divertente. Il sistema di leghe mi piace. Avvantaggia un pochino tutti i giocatori, diciamo, sotto una soglia, e fa divertire, secondo me, anche un pochino quelli che stanno più in alto, adesso che hanno fissato la perdita di RP e il guadagno, un pochino. Mentre a livello di meccaniche, RPV andrebbe cancellato dall'esistenza, perché non è così, ogni volta mi fai il PV, lancio il telefono contro il muro, ho finito, faccio prima. E il Rising Rush, mamma mia quante cattiverie per chi ha inventato il Rising Rush, tosci il suo team del cazzo. Il Rising Rush andrebbe, diciamo, regolamentato un pochino, perché, come ha detto Dani, è una meccanica troppo forte, che è giusta che ci sia, ma è davvero troppo forte, perché nei primi 20 timer count io ho perso la partita, non ha senso. E secondo me ci sono tante modifiche che si potrebbero fare, molto carine, tra le cui ci potrebbe essere l'RR non si può doggiare, che potrebbe essere già un punto, ma fa meno danno. L'RR magari fa la metà del danno, ma non lo puoi doggiare. Se entra, entra, fine, cioè deve entrare. Ma non ti one shot a un personaggio, non è detto che te lo porti neanche un HP. Fa una buona dose di danni, che magari è il danno che farebbe un ultimate. Non deve essere una cosa esagerata, altrimenti è sicuramente un qualcosa che rompe tutto, indipendentemente dal meta. E santa madonna, non è possibile che io faccio 4 combo, cioè due sfere del drago, mentre tu mi hai tirato 5 verdi, cioè il Rising Rush. Per favore, non ha senso. Quindi metterei anche una regola sulle sfere del drago. Magari se rimani tot secondi in combo, ti dà una sfera, due sfere, ti dà una sfera all'inizio di ogni combo, quindi droppare la combo effettivamente, oltre che farti evitare i cover change, gli assist, come cazzo si chiamano, può darti anche delle sfere. Così è una cosa che va sulla lunga, il Rising è una cosa che arriva come ultima mossa, cioè deve essere proprio la mossa risolutiva finale, non deve essere quello con cui inizio e vinco il game ai primi 3 timer count. Oh, ok, ho fatto il premium, scusate. Bella quella del drop una sfera, è carina come cosa. Cioè ogni combo partita una sfera è bellissima come cosa. Ci starebbe. Spinge a giocare almeno, e poi sai a conti fatti, ok, la settima combo c'ha Rising Rush, non esatto. Ma non è che dopo una combo e mezza già ce l'ha, se faccio questo switch sono fottuto. Esatto. Su Fighters come funziona, tipo, se non sbaglio, a ogni combo che un giocatore inizia, tipo... Bah, no, lì autocombo. Sono autocombo e nessuno, autocombo. Conti fatti, si caga più di tanto le sfere, però. No, cioè, ma per, no, cioè per dire... In torneo è difficilissimo che uno arrivi a evocare Shenron. No, per dire, per copiare similmente la meccanica. Ogni autocombo, sì, ogni autocombo, sì. Ogni combo che inizia un giocatore, una sfera del drago... Per me è perfetto, sarebbe perfetta come cosa. Far partire 7 combo non è facilissimo, però non è neanche impossibile. Sì, ma sarebbe un po' troppo tipo i personaggi che rubano sfere, però robe simili. Vabbè, il loro kit è fatto apposta, no? Dici? Come il grande Dripku. Che come il grande Dripku. Ma diventa ancora più forte. Prossima tier in God. No, allora, secondo me questo qua non vi dico se sia il peggiore, è uno dei peggiori meta di sempre, secondo me, a mio parere, su questo non ce ne scampiamo, c'è qualcosina magari che lo rivaleggiava, ma ripeto, secondo me è tra i peggiori per il fatto che voi, raga, pensate al peggior meta di sempre che avete in mente e aggiungeteci il fatto che sti personaggi qua sono solo a stelle rosse, sono con un bonus del 20% di danno extra e del 15% di difesa extra e ve li trovate non per la maggior parte dei match, in tutti i match, dal giorno 1 fino all'ultimo giorno di season.
qualsiasi altro meta, raga, ci poteva stare che magari, che ne so, meta hybrid, 7 match su 10 sono contro gli hybrid, che ne so, meta Saiyan, 6 match su 10 sono contro i Saiyan, quella è la maggioranza. Ora come ora abbiamo 10 match su 10, raga, nella live dell'altra sera ne abbiamo avuto la prova. Anche più di 10 su 10 c'erano sempre Gogeta o Blue Boys in tutti i match che capitano. E le uniche volte che non trovate Gogeta o i Blue Boys, magari li state usando, vi sentite quasi in colpa contro quest'altra persona, perché comprendete che c'ha qualcosa in meno nel team. Ha proprio qualcosa in meno. Non si può praticamente rinunciare a questi personaggi, raga. È irrinunciabile giocare questi PG o meno. Per il fatto... Non è che ce l'ho con i Blue Boys o con Gogeta, perché alcuni pensano così, non so per qual motivo. È il sistema dei tier, raga, che sta facendo qualcosa di sbagliatissimo su personaggi che sono già ultra forti di loro, raga. Perché, ripeto, immaginatevi se Gohan Super Saiyan 2 Zenkai o 18 Zenkai, oltre a quello che erano già, avessero avuto anche il fatto di un 20% di danno extra e 15% di difese che tankano l'inverosimile, raga. Il tier featured mi sono dimenticato, mannaggia. Sì. Quello sì che rovina. Quello sì che rovina. Ma oltre a quello, anche il fatto che ti dura due mesi il tier featured, perché è finito il featured, vai in A per altre due season. No, non va bene questo. Sicuramente. Ma perché vanno in A? Non c'ha senso, sì. Perché dicono, boh, c'è ancora il loro banner attivo? La gente deve pullarci ancora, che non lo so, però è l'unica roba che mi viene in mente. Luca, non so se sei d'accordo, però per esempio, FPF, perché è andato in TRC? Perché ha perso i buff in questa season? Mi sto accorgendo che fa parecchia più fatica, raga. Io counteravo benissimo i pur, ora li countero ancora bene, ma si sente, raga, quel cut. Anche perché lui l'hanno cattato e tutti quelli che si trova contro, raga, no, sono ancora tutti tier pieni. È questo il fatto. Fosse che anche agli altri li hanno tolti, easy, raga. Ma così, minchia, c'è pure il personaggio, uno dei pochi counter buoni, un giallo che fa tanti danni, no, basta. No, infatti zero buff. Cioè, la valutazione è veramente errata. Soprattutto, come dici tu, che me li fai passare del future e da là, che sono uguali. Quindi li prolunghi il buff su quelli. Che, per carità, ci sta, perché il personaggio nuovo esce e c'è il buff. A parte, vabbè, diciamo ci sta, però devo mettere hype, però 2 settimane bastano. No, me lo fai durare 8 mesi. Poi però rimangono in S e in A sempre gli stessi pezzotti, che tanto sono inutili e non giocherà nessuno. E poi ci sta roba magari che potrebbe avere buff tipo FPF, robe simili, niente, stanno in C, ok? Boh, non lo so. No, infatti è tutta roba molto nonsense. Poi se vai a vedere tipo i personaggi in tier A insieme a questi qua, cioè, è roba che dici, cazzo, ma sta roba è inutilizzabile. Cioè Broly giallo in tier B, potenzialmente Broly giallo, raga, secondo loro è più utilizzato di Goku Vegeta, di Zamasu Rose, di Trunks, di tutti sti personaggi qua. Boh. Sì, e questo ti costringe proprio a giocare quei personaggi, perché anche se dici, dai, non voglio giocarli, ma raga, quando vi trovate a non avere un minimo buff contro personaggi che tankano e fanno molti più danni di voi, oltre ad avere un kit che comunque di base sarebbe superiore a chiunque voi state utilizzando che non siano loro, cioè quello ti sega completamente le gambe, la voglia di provare qualsiasi altro personaggio, altro team. Concordo. E secondo io le toglierei le tier, ragazzi. Sono particolari le tier. Cioè le tier sono stupidi, sono stupide come cosa. Cioè ti dico, Dani, se fossero veramente quello che hanno detto che dovrebbero essere, sarebbero una gran cosa. Perché tutti questi personaggi, finito il featured, può durare 2 settimane, 2 season. Va bene, soffrirò per 2 season, però poi vanno diretti in tier C, zero buff. Non devono farsi un altro mese di buff completi e monopolizzare totalmente il meta. Sì, perché sì. Cioè, in realtà
va bene anche, diciamo che sono i PG Festival che vanno a dominare il meta, ci sta anche. Però, come dici tu, è troppo tempo. Poi, adesso ma poi non ne hanno bisogno, cioè Chinozzo, no, non è che gli servono sti buff per dominare il meta, ma, no, per esempio, non ne avrebbero bisogno. In sparring, cioè in sparring non ci stanno i buff, no? Ok. Non è che cambia molto, Monoparpole e Blue Boys dominano... Vanno alla grande, stati, chiaro. Lucio, Negocita Ultra, stessa cosa, cioè sono quelli team che vengono usati e loro due sono sempre fortissimi. Non lo so, sì, più che altro la tempistica è troppo lunga per quanto li lasciano. Poi anche adesso non esce un nuovo banner, nuovi personaggi, va bene, perché mi devi far rimanere quelli vecchi che Gogeta eccetera ancora alla pari affattivi? Mi fai hype su quelli nuovi, mi metti quelli nuovi con i buff, ok, e vai a rotazione ogni mese, ogni due settimane, quello che è. Così è troppo, è proprio troppo lunga la tempistica secondo me. E poi senza contare che ci sono personaggi in tier C che non hanno il minimo senso di trovarsi lì, tipo Gira in verde. Sì, sì, sì. Io ogni volta che vedo Gira in verde rido, dico ma perché sono in fissa quando... sulla Charmin tier C Gira in verde, cosa ha fatto di male sto personaggio? Quando ci chiedono di alzarlo hanno ragione, perché il kit è perfetto ragazzi, se lo alzano in tier A Jiren domina il meta da solo, col suo colore verde in questo meta ragazzi spacca tutti raga, spacca tutti. Lui crea varietà, cioè non sarebbe comunque male, capito? Io, a proposito di varietà, Axel, avevo proposto, piccolo spoilerino, verrà fuori, una queue apposita con regole speciali, una queue extra rispetto alla queue classica del ranking rating system, quindi dove ci sono le classifiche dal rank 1 al rank 70, ma una coda a parte, con ricompense a parte, magari la metà di quelle classiche, in cui uno può giocare con regole speciali, regola senza Rising Rush, stagione solo Hero, stagione solo Saiyan, stagione solo Frieza Force, sparando randomicamente, cioè danno varietà all'unico. Unica modalità che si usa in PvP, cioè che si usa su Legends, che è PvP, PvP già fa cagare, almeno dammi varietà nel PvP. Io appunto proposi, ce l'ho nel sondaggino, dopo ve lo faccio vedere se volete, un sistema in cui oltre alla classica coda ranked c'è una coda extra, con regole extra, un po' diverse dal solito, almeno mi diverto per due settimane a non fare sempre la stessa cosa. Che poi era un po' l'idea del casual con i personaggi a 14 che sì, ma è fatto malissimo. Chi la usa? Quindi non giocano nessuno. All'inizio sembrava buona, poi scomparsa. Veramente. Ma anche noi, no? Che all'inizio eravamo anche ricchissimi. Che bello, facciamo un video case a 14 stelle. 14, dai, si trovano i bot con l'equip. Si trovano i bot? Capisci qual è il problema? Cioè, fa veramente pena. Infatti, levi quella e metti, come dici tu, sarebbe carina, come idea è carina. Regole extra ogni stagione diverse, solo Hero, solo Saiyan, solo Frieza Force, solo Rival Universe, magari Athena. Inizialmente io mi ricordo che un bel po' di tempo fa avevano annunciato che avrebbero fatto qualcosa con le regole speciali. C'era stata una season di prova, per così dire, ma in realtà non c'era niente diverso in quella season, se non vado errato. E poi basta, e poi era morta lì, hanno detto, no, non lo faremo mai più. È vero, con le full 14, che era l'LBR in... È vero, LBR. Era anche dell'LBR praticamente. Hanno detto, questa sarà la prima, valutiamo adesso, pensiamo a nuovi modi, basta. Mai più toccata sta roba qua. Ma anche i tornei quelli da 21 win, per carità, erano fatti malissimo, però almeno un po' di varietà. La davano, perché facevi PvP normale e poi quelle tre giornaliere dove vabbè, tra l'altro quello solo extreme era anche stato diverso, cioè era almeno era un attimo differente dal solito. Si giocavano le girl, mi ricordo, come team, che altri team c'erano? I droids, ricordo, ma anche chi New Force non era male, pure, però poi non mi ricordo. Sì, sì, Super Warrior mi sa che ancora non c'erano. No, era ancora prima. Era una bella stagione. Ecco, delle robe del genere oggi. Qualcosa di particolare, di innovativo, no? Per portare un po' di freschezza al gioco, perché sennò. Non...
non va, secondo me non va, hanno una modalità e, ripeto, come sempre, hanno un sacco di potenziale non sfruttato, come quello di Charlotte. Ma perché Charlotte, che anche Axel, ne discutevamo l'altra sera, no? Ma il vero protagonista di un gioco disegnato da Toriyama, ma perché non deve essere sempre in meta? Ma cosa gli costa dargli un bonus alle statistiche anche in forma base? Che, sì, per sbaglio entrano in combo, lo prendono in combo, non è trasformato, cioè io devo addirittura rompermi, ma neanche dico lo trasformo e diventa utile. In forma base, per sbaglio, lo metti in campo, per sbaglio paghi una blast e muore. Ma fategli un adjustment alle statistiche, cavolo. Cosa gli è? Ma tanto quello aspettano che prende la nuova forma e poi lo buffano. Ma me lo auguro. Sì, da un anno che non si gioca, è da una vita che non lo buffano più il povero Charlotte. Ma i cosmetici spariti, le skin sparite, non posso mettere i baffi di Toppo, non posso, cioè la tunica di Beerus, il vestito di Gogeta, non gli hanno più dato niente, proprio zero. Sembra che si siano dimenticati della sua esistenza, se non ti è beccatelo un po' nella storia ogni tanto. Vogliono i money, ragazzi. Allora, se vogliono i money, io, guardate, io non sto scherzando. Se mi fate una bella skin di Charlotte con l'aura a bocca e colorate voi come mi pare, io la compro, è carina. Cioè, sembra quasi che siano andati troppo alla svelta per tutte le trasformazioni. E poi hanno detto, esatto, ah, ci resta solo, ce ne resta una, forse due adesso. Com'è che facciamo? Però, cioè, non è quello il problema, perché Charlotte, a parte che mo quanti anni sei che c'è il gioco? Su 3 anni e mezzo? Sì. 3 anni e mezzo, a parte che tutte ste cazzi di trasformazioni sarà pure ora di vederle, perché il blu regato uscì questo anniversario e va, e stavamo tutti contenti. Il problema è che il protagonista del videogioco, che qua non è Dragon Ball Legends perché ci stanno tutti i vice Dragon Ball, perché si parla della storia di Charlotte. Il gioco si basa prima sulla storia e poi su tutto il resto. Ma allora perché non mi fai questo cazzo di Charlotte? Ma non ti dico Turbo Broken, ma che almeno posso giocarlo e non mi devo sentire molestato da tutta la gente in PvP. Rendimelo che già è permatrasformato, cioè entra in campo che è già trasformato, mi togli una rottura di cazzo. Gli alzi le statistiche, puoi rendere il protagonista del tuo gioco un ultra. Sarebbe tanta roba figa che si può fare, ma non fanno un cazzo. Cioè, poi tipo, tutti pensavano, dai, adesso si alza di rarità, adesso si alza di rarità, il prossimo aggiornamento, no, è ancora un cazzo di hero, raga. È vero. Bravo, tutti lo pensavano, dai, ora lo alzano di rarità Charlotte, no, non può esistere un Super Saiyan God hero. Sì, esiste, raga. Charlotte. E vi ricordate Charlotte? All'inizio, da base, Super Saiyan e Super Saiyan 2 era un minion, cioè era proprio bullizzato. Sì, faceva schifo. Sì, non aveva proprio zero impatto. Poi con il Super Saiyan 3, il God, ok, meglio, però quanto è durato? Poco tempo. Sì. Sono da, ragazzi, sono quei personaggi che vanno mantenuti giocabili sempre. Io ad esempio lo alzerei a livello di, boh, per citare che l'abbiamo citato prima, Jiren. Prendiamolo come statistiche più o meno come Jiren. Non è né broken né uno schifo atomico. Normale. Ha delle buone stats, lo possiamo giocare, ci divertiamo, è il protagonista del tuo gioco, almeno lo pubblicizzi anche. Guardate Dragon Ball Legends, nuovo Saiyan disegnato da Toriyama con le trasformazioni della serie. Almeno con le stats di Jiren. E con le stats di Jiren. Lo puoi anche usare, giuro. Non ho capito questa. Dai, diamogli quelle di Jiren. Ah, perché l'hai girato prima. Oddio. Ma no, pensa che ce l'ha più alte di Jiren, non vuol dire. No, Jiren ce l'ha più alte di Charlotte. Jiren, ovviamente. La cosa che mi toppa è che per Charlotte, per come attualmente ci stanno le meccaniche in gioco, si può fare davvero tanta di quella roba che è stupido anche solo non considerarla. Vi faccio degli esempi. A parte va a fare Charlotte all'inverosimile per renderlo giocabile, sarebbe già un inizio. Ma trasformazione a parte nuova. Ma vi immaginate se poi, come continua la storia, adesso non lo so perché mi sono fermato, ma mettiamo caso che lui e Giblet là si allenano, diventano migliori amici della sono storia. Sono già alleati. Ok, perfetto. Sono di nuovo poi già alleati, no? Ma fusione. Non fusione. Perché non mi fai allora, io dal menu mio per scegliere come voglio usare Charlotte, mi fai che magari posso usarlo tag Charlotte insieme a Giblet, che si scambiano come Goku e Vegeta. Perché no? Spam! Perché non mi fai un Charlotte o un PG, anche un Goku del Torneo del Potere o un Vegeta del manga della storia di Black, che magari passi da God a Super Saiyan Blue per 5 timer count, ti fai le tue 3 cazzo di skill e poi torni in God.
4 carte, bam, torni blu e torni god. Cioè, quello magari lo faranno prima o poi un tag Charlotte Giblet, boh. Cioè, boh, hanno ancora paura. Talmente tanto da talmente fare, raga, con i personaggi free to play della storia che... che dici, boh, inizieranno prima o più che altro. Ora la domanda è questa, dopo 3 anni e mezzo dici, ma inizieranno a portarci qualcosa di diverso? Già. Perché fino a un po' di tempo fa c'hai le speranze, ci dai, per forza lo fanno. Dopo 3 anni e mezzo, raga, inizia a dire, ma forse non è nei loro piani? Cioè, perché Zaha, che è ancora roba là, aggiornamento gilde, ha detto, ma non è che magari vi diamo questo aggiornamento gilde con il dungeon dove potete prendere Zaha, ma magari ma no, però vabbè, delle gilde non ne parliamo, che è veramente... Guarda, le gilde sono un meme della community, sì, ragazzi. Sì, allora, la cosa figa è God Form di base, e ogni volta che fai la strike card fai come Goku nel manga, che diventi blu. Solo per la durata delle strike. Top. Sarebbe figatissimo. Quindi si possono fare anche, non subito la forma blu, fanno il Charlotte God Blue, un mix, no? Che diventa sia God che blu solo quando fa le strike. Così c'hanno pure il modo di portarla ancora avanti per le lunghe. Sarebbe una figata allucinante. Che magari ma sì, non adesso... può usare bene il potere del blu, allora ne attinge quando gli serve. Esatto. Alla fine è solo una cosa poi che devi cambiare a livello di palette, perché cazzo i capelli sono gli stessi da quando è andato Super Saiyan 1, ma gli sono cambiati, cambia il colore. Certo. Cioè, sempre quello. No, ragazzi, lo fa Goku. Goku quando vuole colpire a livello di danno diventa blu. Dai, non mi credete su queste Goku, cose. Goku lo fa nell'anime e Vegeta nel manga. Esatto. Giusto. Avete ragione. Ma, il Danilo, richiamo grottesco. Ah, grazie per i 100 bit. E restando in tema, perché non fanno uscire le carte di Giblet e Zaha? Anche quelle, boh, non potrebbero farle manca uscire. Manca l'attributo, ragazzi. Manca l'attributo. Zaha non può uscire. Le carte, ma magari anche solo le sleeve, intendeva. Ah, le sleeve. Vabbè, quelle... è una cagata, però potrebbero buttarcele. El Fuego, grazie per il Prime, e sub a Aegis, grazie per il Prime. Oh, Danilozzo, ma tu che segui la storia, no? Aha. Ma c'è una possibilità di Charlotte Super Saiyan 4? No. Vabbè, se si sparassero allora. No, purtroppo no. però mettono Omega, quello sì. Vabbè. Così de botto. Buono. Taggassi sto Omega Shark. Però magari boh, una volta raggiunto il God cambio Xenoverse, che cazzo ne so, passano al Super Saiyan 4. Ecco, boh. Il problema, Luca, è che i personaggi della storia sono quelli del post Torneo del Potere, no? E quindi immaginati Beerus che reagisce al Super Saiyan 4. Non è più bello. Ma che cazzo è questa scimmia di merda? Esatto. Non c'è, il problema è che la storia è canonica, quindi non puoi fare esatto. Il Super Saiyan 4, cioè, è impossibile. Canonica nel senso che segue le fila di ciò che esiste, però ci hanno messo anche i draghi malvagi che sono da GT. Va bene, no, però... canonica fino a tra tantissime virgolette. Esatto. No, ma loro fanno attenzione a questa cosa. Ma no, non è canonica. No, non è canon. No, non è canonica, raga, gioco. No. Mi sono dimenticato i draghi nella storia. Quando, ma no, proprio no, ma anche l'inizio, cioè, tutto un casino. I draghi, ad esempio, li mettono sempre nel momento in cui gli alleati che potrebbero reagire in maniera strana perché non sono canonici appunto con i legami di GT, cioè li tengono separati apposta. Cioè non succede mai che Goku e Charlotte e Beerus vedono i draghi di GT, sono sempre i villain buttati nei mezzi della saga. E quindi di solito non si vede mai nulla di... uncanon, chiamiamolo così, però vabbè, sapete che non è canonico niente. Cioè, i videogiochi di default non sono canonici, quindi non stiamo parlando di una ceppa. Va buono. Andiamo avanti con un altro punto. Vediamo di che potremmo parlare, raga. Chi vi aspettate per questo martedì per l'annuncio, poi per mercoledì? Che però verrà annunciato martedì. Video and stuff. Personaggi a lungo attesi che verranno rivelati. Io, come già dicevo, che mi avevano fatto la domanda, chi potrebbe essere? O Broly, o Bardock, o Broly e Bardock, o ci stanno memando e questi personaggi a lungo attesi sono qualcosa come la squadra di Apule.
Perché anche per loro avevano detto un qualcosa del genere, raga. Quindi è plurale sull'annuncio? Sì, sì, personaggi a lungo attesi. E mi ricorda molto l'annuncio di quella di Apple, raga. Però su quell'annuncio c'era FPF, se non sbaglio, no? Che era stratteso. Ma te, basta, era atteso. Quindi, Golden Freeza, raga, speriamo. Allora, a me puzza, ragazzi, che il raid di Chilled sia uscito adesso con il buff di Bardock. Cioè, è uscito già ora. E quindi non lo so. Cioè, a questo punto, perché non farlo uscire dopo l'uscita di Bardock? Esatto, è quello prima. Che dico anch'io da subito. Perché aspetta, perché farlo finire esattamente il giorno prima o il giorno stesso? Per me è un bait gigante, quindi mi sono un po'... in realtà prima di fare il video sulla prediction, sull'ipotesi, no, del nuovo personaggio, non c'era il raid. Allora ho detto, cavolo, Bardock ci sta. Poi ho visto il raid e quindi, non lo so, mi è un po'... è un po' sciamata la cosa dicendo, cavolo, ma a questo punto aspettate Bardock per farlo uscire. E quindi, boh. Non so, quindi a questo punto Broly oppure troll a questo punto, Luke. Troll gigante, quindi... Vabbè, però un personaggi... Legends Limited di mezzo ci sa, cioè dovrebbe esserci teoricamente, non penso sì, che... Sì, ma... Boh, Roshi... cioè no, qualcosa... Con troll intendo qualcosa che... Ah. Roshi non è troll, che Roshi è troll, no? Per carità, che poi loro non voglio insultare che la... Che poi realtà. Ti flammano. Giusto. No, no, nel senso... Troll nel senso non pensato, cioè long awaited, in realtà anche Roshi è long awaited, quindi... Cioè a questo punto fate uscire lui, nessuno se lo aspetta. Beh, dopo 3 anni e mezzo un po' tutto è long awaited, qualsiasi roba che non sia ancora uscita. Sì, sì, Bio Broly ragazzi, sì, Bio Broly, Garlic Junior... Ecco, quello è l'unico non atteso a lungo Bio Broly probabilmente. Quei due è uno skip... Tipo poi, ragazzi, un Bardock LF più la sua squad free to play. Sì, potrebbe essere carino. Farmabile. Che magari LF tipo trasformabile in dei Super Saiyan. Pulito. Ma io c'ho il casino che esce anche dalle casse. Sì, esatto. Eccoci. Comunque, secondo me o Bardock appunto o un Freeza, una delle due. Grazie per i beat comunque. No, basta, o un Bardock o un Freeza. Direi un altro. Sì. Quanto lo vorrei un Freeza, un Lineage of Evil. Ma tipo un Golden effettivamente potrebbe anche buffare tranne l'Oe, pure tranne del potere, sarà powerful opponent. Anche. Un po' di robette carine ce le avrebbe, assolutamente sì. Io speravo di capirci qualcosa anche dall'ultimo Zenkai, ma ha gettato nello sconforto quel Goku. L'ha fatto a caso per l'equipaggiamento platino. Ve la butto lì, ragazzi, per il prossimo mese. Ritorno dei banner Girls Only per San Valentino. No. Per San Valentino. Ho mandato il buffalo da Zenkai, è qui per i platino per la C18 Zenkai subito. Android Girl Yell. Voglio proprio tornare nel meta in cui se mi dai una strike lancio ho il telefono più forte posso nel muro. Lo Zenkai della 21 pur sarebbe una bomba per San Valentino magari. Anche va bene. No, però secondo me banner per le girls mi sa che li hanno un po' accantonati. No, LF, Luca, quello tipo All Star. Sì, una roba del genere. Ma quello ci potrebbe anche stare, però, boh, mi sembrano un po' accantonati. Ho notato che non ne hanno più fatti praticamente da quanto. Da quello di Cici. Sì, no, ok, però l'ultimo banner Girls Only era quello con Cici, Bulma, stiamo parlando di 3 anni fa, tipo. Io davvero sì, scusa, tipo 18.000 per Videl Gialla, che disgrazia, e 20.000 per Ibrien, tu ne sei un simp, e anche lì non trovata. Oh, mi schifano. Meritato. Mamma mia. Long awaited potrebbe essere pure 18 Red e Bulma Bunny. Scusatemi, ragazzi. Uscirono anche a 18 Red e Bulma Bunny dopo. Era stato l'ultimo, è vero. Che comunque stiamo parlando di qualcosa come non esistevano ancora gli Zenkai. Grandi PC, voglio dire. Insomma. Poco dopo Super Vegito, se non sbaglio. Era agosto-settembre dell'anno di Super Vegito pur. Sì.
Oh, 18 Red è un gran bel personaggio. Bulma Green, vabbè, lasciamo stare. Ma in che senso? Il suo Zenkai sarebbe una bomba. No, no, ma... Vabbè, la 18 Red spaccava. Ah. Ma che scherzi, quel meta era... Mamma mia, era bello Cancer. Dicevi, Axel, dei Long Awaited. Long Awaited, ragazzi, ce ne sta uno, che ne è uscito uno in tutto il gioco, e attualmente non è che è ingiocabile. Se lo giochi, penso che ti prendi semplicemente Good Party. Inizia con la K? No. Dai, non puoi non essere d'accordo. Ci sto pensando se inizia con la K. Cioè, no, è Goku comunque Blue Kaioken. Oh, è la K! Bravo, Axel. Era la K, ok. Era quella la K. Ce n'è uno e fa schifo al cazzo. Non hanno fatto un Kaioken. È orribile. Sì, anche quello giallo ci stava per un pochino quando era uscito, poi basta. Sì, vabbè, primi tre giorni, dai. Sì, tipo. Ti ricordi Kinozzo quando lo pullai che ti mandava i messaggi del tipo: ma Kinozzo, me lo posso giocare in torneo questo con Kaioken? E tu, ma sì, puoi giocarlo, ci puoi provare. Mamma mia, mamma mia. Si giocava il God Key ai tempi, mi ricordo, per questo uscì quel Goku. Sì, quei Goku erano monchi per le trasformazioni che duravano troppo, troppo poco. Sì, cioè, quella di Goku giallo era imbarazzante, durava tipo 30 timer count, una roba del genere. Sì, orrendo. Non ti ricordavi d'averlo che basta, finiva e si debuffava quando finiva. Quello di Goku blu, ma in realtà Goku Kaioken blu, raga, appena appena uscito era una bestia. Cioè, per il meta che c'era all'epoca, che contava tutto sulle statistiche. Raga, Goku Kaioken trasformato era la roba più overpower che ci fosse. E poi dopo si doveva fare e moriva. Sì, non poteva fare verde cuore, più carta blu, perché altrimenti si autodistruggeva. Però tutto il resto era molto valido. Poi peggior Zenkai di sempre della storia. Sì, quello proprio hanno voluto... Boh, non gli interessava minimamente salvarla. Hanno detto, vabbè, dai, facciamo. Dobbiamo fare uno Zenkai, ok. No, ma Goku Kaio, ragazzi, sicuro blu ne fanno un Legends Limited, ma sicuramente sarà un must. Sì. Ma anche su Dokkan all'inizio hanno iniziato con quei Goku Kaio che è merdosi, poi se ne sono usciti con quello bello che adesso dico che sia utilizzabilissimo, però è mediocre. Cioè, la versione fine dei personaggi come Cell... Cell adesso non credo che ne usciranno per un po' di tempo, a meno di trasformazioni strane, però credo che Legends Limited è un Cell che ci teniamo per un po' di tempo. Che culo. Guarda, mi è appena rovinato la serata. Oh, Kinozzo, vuoi un altro Cell? Non lo sai bene anche te che non arriverà. Un bel Cell Ultra e si gode. Ah, ecco, le Ultra... Qui. No, beh, prossima Ultra sicuramente Gohan. Lo sapete che Toshi piace. Quello, esatto. Cioè, sicuro, ragazzi, cioè, Gohan Ultimate Ultra, certo, 100%. No, ma Super Saiyan 2, top 1, come sempre. Super Saiyan 2, subito. Solo quella versione di Gohan esiste per Toshi. Certo. Gohan Ultimate è lo schifo. E poi fanno il platino per... il terzo platino per il rosso, così almeno... Parlando invece di cose serie, il prossimo Ultra pullabile, realmente, secondo voi quando arriva e chi potrebbe essere? Tra quanti mesi potremmo vederlo per voi? Già magari a febbraio che c'è questo Battle Hour e ci hanno già detto che verrà annunciata roba? O è troppo presto e lo vedremo verso l'anniversario? Allora, io anche per timing... un periodo di mezzo ce lo vedo troppo a ridosso dell'anniversario, poi, cioè già a marzo siamo molto vicini. Allora, Luca, in realtà a livello di release, se devi vedere le date di uscita, le Ultra escono in media adesso con Legends la Limited. Incredibile statistica Ultra... Legends Limited, perdonami. Vabbè, ormai uno al mese Legends Limited. Esatto, ne esce uno al mese. E da quello che hanno detto impiegano 6 mesi a fare un Legends Limited Ultra. Da quello che hanno detto. No, ah sì, scusami, mi sto invertendo le due cose. Ragazzi, perdonatemi, è tardi, ho i lapsus. Sì, impiegano 6 mesi per fare un Ultra. Quindi io a questo punto andrei direttamente all'anniversario. Anniversario Goku Mui, perché come dici giustamente te, farlo uscire a marzo sarebbe un po' troppo presto. Però nulla da... Cioè, insomma, perché ti dico prevederlo. Ok che ci mettono un tot per le animazioni e tutto qua, che in realtà
anche Gogeta non è che fosse proprio in realtà io non ci credo troppo che ci mettano cioè più che altro tutti i Clash, le varie robe ormai sono un po' riciclate dagli altri Ultra. C'è un intro da fare, un Legends Limited per me porta via molto più tempo per l'animazione della Legendary Finish piuttosto che per l'intro di un Ultra. Cioè è lo stesso tempo però travasato nell'intro, cioè le Ultra non hanno la Legendary Finish, quindi esatto. Il tempo che impiegano per fare la Legendary Finish la investono nella intro. Però una Legendary Finish è molto più elaborata di un intro esatto. Di un Ultra, volendo vedere. Quindi in realtà può uscire ogni 3 mesi un Ultra. Anche perché comunque non è che ne fanno un, cioè una persona che ci lavora per 6 mesi. Ok, raga, non lo so se ci siamo, F5, c'è Twitch che sta morendo, raga, ci siamo. Ci siamo di nuovo. Ci risiamo, raga, Twitch sta morendo a quanto pare. Vabbè. Per ora ci siamo. Per ora ci siamo. Dicevamo, Luca, parlavamo delle Ultra ogni 3 mesi come possibilità concreta. Esatto, sì. Quindi quando potenzialmente per voi potrebbe uscire la prossima? Tu, Dani, ce l'hai detto, Kinozo. Che dici? Ma secondo me ce la becchiamo diretta al 4º anniversario. Boh, mi sembra troppo a ridosso, poi mi sembrerebbe. Quindi per me diretta al 4º fa una cosa ultra hype. Io penso che esca con Ultra Istinto Master e DG. Cioè, sono rimasti quelli dall'anniversario. Io non penso che esca altro. Se no, se devono fare tipo una ultra... tipo verso aprile proprio per rubarci tutte le crono pre-anni, cioè per fare gli infamoni. Però non lo so, dipende da cosa vogliono fare. Però io punto più sul quarto perché anno. Io stavo un po' ripensando a quando erano usciti i primi Legends Limited. Okay. E praticamente Beerus era uscito a dicembre, se non sbaglio. Beerus... Non mi ricordo. Beerus è uscito con... con Goku God. Goku Kaioken, Vegeta Green e Goku God, sì. Se... Ed era dicembre, vediamo... Uno ogni 3 mesi uscivano, dicembre, marzo cioè... abbiamo avuto Gohan e anniversario Super Vegito, anzi Goten nel mezzo e poi Super Vegito, 4 Legends Limited, raga. Sì, no, sì, io ti sì, sto dicendo, Luca... Dani, l'inizio, i primi proprio usciti, dove erano ancora rari. Ma questo modo di ragionare ce l'hanno avuto anche per le Z Power Legends Limited, se noti. Cioè, iniziano con il rilascio lento e poi a cadenza regolare. Cioè, anche quando uscirono le LF a livello di item, iniziarono con ve ne diamo pochissime col contagocce. Adesso, ragazzi, le multi Z Power LF ce le tirano contro. Cioè, loro hanno un po' questo modo di vedere le cose. Iniziano con calma a darci la roba. E poi dopo, mano a mano, vedrete che comunque, ad esempio, le Z-Power per le Ultra usciranno anche quelle. Sicuramente. Sì, sicuro. Che servono fino a una certa, in realtà, per loro. Cioè, sì, utili, per ma... Per la 2+. Cioè, per la stellina 2+, dei personaggi Ultra che pullate un paio di volte. Oppure per la stessa stella. Fidati, Luca, che la quinta stella era ben pensata. Cioè, in futuro metteranno... Magari prima dallo shop... Come fecero per le Z Power Legends Limited. Sì, solo poi Super Chrono mano... Crystal. E poi mano a mano le iniziarono a inserire in game come oggetti prima shoppabili e poi dopo gratuiti piano piano finché adesso non sono oggetti classici che hanno tutti. Se ti ricordi fecero così anche per le multi Z Power Sparking, le primissime. Erano difficilissime da ottenere all'inizio, sì, le diamo con contagocce. E poi adesso ce le tirano contro, quindi hanno questo modo di ragionare che è molto marchettaro, di far bramare qualcosa che esce ai giocatori che vogliono accaparrarsela subito, ad esempio anche le Rare Medal. Ragazzi, le Rare Medal all'inizio erano rarissime, poi col tempo inizia sempre a diventare tutto quanto più fluido, escono gli eventi, te le tirano dietro, fanno un po' così con tutto. Per me faranno così anche con il release delle Ultra, quindi ogni 3 mesi e poi magari tra un anno uno ogni mese. E poi avremo la Dragon Ball Legends Rarity. Vabbè, quindi finale. Anche secondo te potenzialmente ne avremo una nel mezzo tra adesso e l'anniversario, tra 3 mesi. Per me tipo marzo-aprile è giusto. Tanto l'anniversario è il 21 giugno, tipo, no? Più o meno. Sì, 10 giugno, tipo, no? No, a fine maggio, inizio giugno, se non esatto, sbaglio. Esatto, sì, più o meno siamo inizio 10 giugno. Giugno. Ok. La prima di giugno, più o meno, dai, diamo indicativamente. Secondo me
ci sta a farne una magari a metà marzo, di date importanti, di eventi che poi, vabbè, non è che li abbiamo proprio celebrati. Lo celebrarono con Nappa, che ci regalarono il banner, se vi ricordate. C'è il Saiyan Day, il 18 marzo, ad esempio, come data, ad esempio, a sì, metà. Però, vabbè, non hanno non mai mi sembra abbiano mai celebrato, effettivamente, su Legends. Tipo Nappa. C'era tipo un evento sì, troll però, con sì, Nappa. Sì, però sanno proprio. Che esiste. Sanno che esiste. Sì, roba pacco, ragazzi. Sì, quindi, boh, metà marzo e poi avremo tutto aprile e maggio per la ultra dell'anni. Per te, Kinozio, uguale? Tre mesi, sei mesi? Detto... No, per me... Sì, cioè, per me adesso la fanno verso il quarto anniversario e, boh, non lo so, da tre mesi secondo me è troppo presto. Possono anche farla, però per me è troppo a ridosso del quarto anniversario, non lo so. Però poi sicuramente abbasseranno le tempistiche. Secondo me vogliono monetizzare ora che hanno buttato fuori anche le ultra pullabili, quindi ogni tre mesi ci potrebbe anche stare come tempistiche. Alla fine, sarebbe bello iniziare a dare un ultra per tag, per team... Metà marzo e poi l'anniversario si potrebbe anche fare, effettivamente, mo che ci penso. Seconda parte dell'anniversario, se no. Perché se no parleremmo di due ultra all'anno, praticamente. Un po' pochi. Goku e Jiren nell'F come main unit, prima parte dell'anno, seconda parte ultra. Così ci stiamo anche con le tempistiche, non siamo troppo attaccati, toh. Così. E più o meno emuliamo quello che è successo a novembre, cioè vabbè, così banner doppio e poi ultra dopo, così è il massimo modo di monetizzare, cioè se voi droppate la ultra subito, magari sì, la gente ovviamente ci pulla, ma in quest'anno invece di fare il super spike di top grossing hanno diluito un po'. Hanno fatto una specie di esponenziale, cioè super hype, Goku Vegeta all'è, poi iper mega hype con la prima ultra pullabile. Invece di avere uno spike singolo, hanno fatto una curva crescente, diciamo. Io sono in dubbio, invece, sono molto in dubbio, perché... Non so, secondo me, invece, la prossima ultra la vedremo forse all'anniversario. Dico forse, pullabile intendo, eh. Non so se hanno il progetto di farne altre free to play, non lo so, non penso, eh. Ma cioè, avevano detto che sarà l'ultima per un po', quindi magari ce ne saranno altri free to play più avanti, ma non so quante ne vedremo. Però un po' bisogna capire se si intende un po' a livello di unità o un po' a livello temporale, perché se già da adesso arriviamo poi all'anniversario con la prossima ultra, vuol dire che allora l'ultra che magari sarà l'anniversario sarà una free to play. O se si parla di unità... Cioè, tra un po' all'ero di unità vuol dire che tra qui all'anniversario ci sarà un'altra ultra pullabile e magari all'anniversario ci sarà un'ultra free. Ma visto che questo credo che non accadrà, io a livello di marketing ti direi che se dovrà uscire un'altra ultra, uscirà probabilmente all'anniversario. Non uscirà tra qui e l'anniversario. Perché? Perché devi dar tempo alla gente di riprendersi da tutto il top grossing che hai fatto. Perché hanno esagerato sto giro. Cioè, la gente ha speso davvero tanto e ha pullato davvero tanto. Mancano i soldi fisicamente per fare altre pull. E sarebbe un'idea stupida del cazzo far uscire un'altra ultra tra poco. Perché la gente non ha fisicamente i soldi per pullarle. E quindi li shoppa. E no, e no. Se non li hai, come cazzo li shoppa? Vai a fare una rapina in chiesa. No, no, i soldi. Ha tutto bene. Tutto a posto, Tocia. Beh, tranquillo. Vabbè, in parecchi dicono che potrebbe esserci qualcosa legato al film Dragon Ball Super Hero. E che ci metti Ultimate Gohan. Una ultra, raga, per quel movie, boh. Cioè, onestamente, boh. No, se proprio un banner, stare, ma neanche Legends Limited. No, Gamma 1 e Gamma 2. Gamma 1 e 2 tag, raga. Rido già. Ragazzi, sono dei personaggi che quando combattono fanno comparire sullo schermo Bang, Sbang e Plin. Cioè, ragazzi... Gli è bellissimo, fanno uscire Ultra Pan. Non saprei se possano fare qualcosa di collegato al movie a questo livello di importanza, raga. Secondo me al massimo banner, sparking, easy. Magari uno step up, sì, legato al film, ma con sparking, tranquilli. C'è una roba alla Dragon Ball Super Hero quando appare su Dokkan e non c'è mai la LR. C'è un'idea. E se visto che
per un po' non vediamo ste cazzo di ultra, e se la prossima che vediamo effettivamente una cazzo di ultra free to play e in concomitanza del film ci fanno un cazzo di ultra Gohan Ultimate. A Toshi piace tantissimo Gohan, quindi lo vuole fare l'ultra Gohan. Questo quello sì, però ti dico Axel, cioè, minchia, con c'è Gohan Ultimate vero di Dragon Ball Z che cazzo è fighissimo, vai a prendermi il primo ultra, cioè il secondo ultra che esce, questo Gohan di un movie, boh, non mi convince la cosa. Bisogna vedere quanto sarà swag nel movie. Io ho i miei dubbi, chiusa parentesi. Ho i miei dubbi anch'io, però comunque questo è un ridurre il lavoro per loro, perché comunque per il film sicuramente ci sarà un personaggio collab che loro devono creare, che sia free to play o pullabile, il personaggio va creato. E facendo così ti togli uno il problema della nuova ultra che devi far uscire, ti togli il problema della collab, fai tutto assieme e chi se ne frega. Ma l'ultra secondo me non è tanto un problema, ma è un'opportunità. Cioè, diciamo che in base al momento in cui Legends è un po' più giù, cacci l'ultra per risollevarlo, capito? Cioè, credo che funzioni così, oppure per aumentare già il livello di hype. Ultimate Gohan, non lo so, boh. Cioè, per me sto movie sarà proprio un flop anche dal punto di vista del movie stesso. Io c'ho veramente poco hype per questo io, movie, ragazzi. Raga, ma poco, non mi piace stilisticamente, per il momento non ho visto nulla che mi faccia esaltare, i nemici non mi piacciono, non... Boh, cioè se penso che siamo passati dal combattere contro Broly in forma Berserker a gamma 1 e 2, raga... Boh. No, ragazzi, non c'entra niente. E il tutto dopo aver battuto Jiren. Gamma 1 e 2. Cioè, boh, ora non abbiamo ancora visto i veri villain. Ma che poi il film, se non sbaglio, è ambientato parecchio avanti nel tempo. C'è tipo uno skip. Cioè, anche più avanti del manga. Se non sbaglio, è a ridosso dell'ultima puntata di Zeta, da quanto ho capito. Sì, infatti, dovrebbero esserci Goten e Trunks cresciuti, in teoria. Eh sì, perché siete Pan più grandicella, quindi per forza. Oppure 17 e 18. Sì, c'erano quei due. belli. Potrebbe essere, però... Vabbè, Tame Android, Red Ribbon, saranno più probabili, capito, anche quelli, però scusa, no? Toshi sceglie tra gli hybrid o i droid, scusa. Ma non li sceglie Toshi, smetti. Ma ti pare? La storia è la capa Toriyama. A Toriyama piacciono di più gli Android o Goten e Trunks? Piccolo. Nel dubbio, piccolo sicuramente. O Piccolo ce l'avrà una bella importanza nel... Certo, c'è la sua casa, quindi... Cioè, ragazzi, scherzate, conoscere la casa di Piccolo è di fondamentale importanza. Tanta importanza, il primo frame del trailer Piccolo viene massacrato di botte, insomma. grande manifestazione d'affetto. Trasformazione a Piccolo. Beh, non capisco sta cosa anche di farlo così avanti nel tempo. Sì, più che altro perché poi nel mezzo, ora vabbè, ovviamente non spoiler il manga, ma si stanno aggiungendo, come è ovvio, livelli sempre più alti. Quindi si arriva ad affrontare gamma 1 e gamma 2 verso la fine. È questo, raga, cioè, che avversari sarebbero gamma 1 e gamma 2? Ma sono gli androidi, cioè in teoria sono entrambi gli androidi. Però... Droids buff è tutto ben accetto. giusto per quello. Proprio. Goku che si allena con Broly sul pianeta di Beerus e Gohan che fino adesso è l'unico che, a parte Piccolo, viene preso a pugni, è l'unico che si vede far qualcosa. Sicuramente questo cazzo di film sarà incentrato su Gohan, il che potrebbe essere dicono... una giustificazione al fatto Gohan, che con Goku probabilmente non ci saranno in realtà. Cioè, ci stanno lì, magari dicono tre cazzate e basta. Ma no, ma arriviamo alla fine a salvare tutto, tipo Son Kamehameha Family, che deve salvare sempre la situazione Goku in un modo o nell'altro. Non succederà mai che un villain viene sconfitto solo da un personaggio secondario poi. Da non Goku. È Goku che batte sempre il cattivo. In tutti i modi viene sempre fuori lui per sconfiggere i cattivi. Sempre. Sì, ma sono i film più pacco quelli dove c'è Goku che arriva all'ultimo e Deus Ex Machina, te la risolvo io. Esatto. Però, promette male sto film. Anche quelli che lo difendevano dicendo è uno slice of life, com'è che lo chiamano. che cazzo me ne frega. Zephyrus, grazie mille per la sub. Nel senso, cioè, non mi guardo Dragon Ball per approfondire la storia di Gohan, Piccolo e Pan, raga. Ma
Per le mazzate guardiamo Dragon Ball. Cioè, raga, una roba del genere ai tempi del manga dell'anime sarebbe stata considerata filler. Un filler di merda alla pari di Goku che prende la patente, di Gohan che sogna, Frieza che arriva e uccide tutti. Non so se vi ricordate quando Goku stava ancora disperso tra fine Namek e inizio saga androidi. Ecco, raga, questo è un filler, tipo... Sì, è il torneo tra Goku e Paikwan, raga. Cioè, voi paghereste seriamente per vedervi il movie di Goku contro Paikwan? No! Cioè, no! Sì. Che è un po' come l'inizio di Dragon Ball Super Broly, che c'è tutta la storia del pianeta, ci fanno vedere un po' quello che è successo sul pianeta Vegeta. No, quella era bella! No, bella era bella, però nell'anime quella era un filler. Ma poi ci sono le mazzate in quel film, questa è la differenza. No, non infatti, so se ne vedremo lì, di mazzate, lì comunque, cioè, diciamo che lì approfondiva la storia, contesto. Una roba interessante, tra l'altro non Piccolo e Gohan e Pan. Dai. Piccolo che fa i video su YouTube, la mia piccola team. Cioè, lì t'approfondiva una parte di storia che comunque non era mai stata approfondita bene più di tanto, non si capiva cosa fosse canonico, cosa meno. Hanno messo una pezza in questo modo qua e poi sono arrivate le turbo mazzate, ragazzi, tipo mezz'ora, un'ora di combattimento puro in questo film. Sì. Soddisfattissimo. Da Dio, raga, altro che grafica delle cutscene di Kakarot, raga. Disegnato da Dio, animato benissimo. Tranne quando si rompe la dimensione di Gogeta contro Broly, quel pezzettino lì era un po'... era un po' gommosa. No, ma certamente bisogna prima vederlo per giudicare. Però, raga, se fanno i trailer, li fanno per essere giudicati, per metterti hype, per essere discussi. Se una roba che è una merda, devo vederla e dire, vedremo. Cioè, se non dico che sarà una merda, sicuramente. Però, da quello che ho visto, raga, non mi ha invogliato minimamente. E raga, cioè, se esce un trailer figo dico, cazzo, questo è figo. Se esce un trailer che non mi piace, io dico, questa roba qua non mi sta attirando assolutamente. Ma non avrebbe neanche senso, Luca, far uscire un trailer apposta con roba che fa abbastanza schifo. Perché dovrei, perdonami, perché dovrei rilasciare un trailer mediocre apposta? Non ha senso, ragazzi. Cioè, anche il fatto di non aver visto trailer, i teaser, esatto, no? I teaser non sono neanche trailer a conti fatti. Però sti teaser qua, cos'è che mi raccontano? Niente, un tot di personaggi uno dopo l'altro in scene. Cioè, non caricano l'audience, ragazzi. Se avessero magari fatto finire un teaser, che ne so, con, sparo randomicamente, un occhio di Goku arrabbiato, non dico neanche l'intero Goku, il teaser finiva con un occhio di Goku arrabbiato, magari uno diceva, ah, cavolo, succede qualcosa, però no, non succede niente, ragazzi, non succede niente. Poi la CG 25 fps, se vederla devo stare pronto il fatto che mi verrà il motion sickness, cioè... Sì, lì magari lo miglioreranno, cioè magari sotto il lato tecnico ripuliranno un po' il tutto, lo miglioreranno, magari quello sarà il problema minore alla fine, ma a me proprio il problema che ho adesso è che il film non mi invoglia a farsi vedere. Zero, proprio. E ok, comprendo che non sia a livello produttivo importante come quello di Broly, eccetera, eccetera, però dopo una vita e mezza che non mi fai film, perché uscirsene con questa cosa? Tra l'altro erano mai te, hai fatta. Visto i film, vero Luca, che dovevano produrre, se non ricordo male? Non lo so, annunciato, sai. Annunciato che ne avrebbero fatti 3 in totale, compreso quello di Broly. Non ho teoricamente, idea. Mi ricordavo di aver letto da qualche parte su qualche articolo online... che avrebbero fatto 3 film in totale nuovi. Cioè, potenzialmente possono farne quanti ne vogliono, nel senso, finché incassano tutto. Ah, sì, sì. Cioè, più che altro, i primi 2 che erano usciti su Dragon Ball Super, molto discutibili, visto che erano un po' il... riadattiamo le prime parti di Dragon Ball Super, quello che sarà poi Dragon Ball Super. Quello di Broly, tanta robetta... Ed adesso, raga, c'è sto cambio, un slice of life, roba mai fatta per Dragon Ball, raga, cioè,
tutti i vecchi anime, ragazzi, non, mai nessuno ha avuto una roba del genere, un trattamento del genere. Cioè, lo posso, diciamo, paragonare a quello brutto, bruttissimo della storia, raga, del nipote di Goku che diventava Super Saiyan per battere un orso, un maiale. Bravo, bravo. Mamma mia, ragazzi, cosa mi hai tirato fuori? Scusa, oppure, se no, il fratello di Vegeta, anche se te lo ricordi. Ah, è Tarbol. Bravo. Barbo, si chiama seriamente Goku Junior. Wow. Io ste robe qua io ce le ho ancora in manga. Dico, ma questo perché l'ho comprato? Mi sono chiesto una volta che l'ho letto. Goku Gaiden, ragazzi. Goku Gaiden, orribile, raga. Guarda che orribile, fanno, raga. Hanno un nuovo tag animale con l'orso. Tag animali. Vi riaccendo l'hype, ragazzi. Non abbiamo ancora visto l'ultra istinto in un film. E detto questo, sì, è vero, ragazzi, se fai un discorso per battere gamma 1 e gamma 2, però no, no, lascia stare questo film di... lascia stare questo film di merda. Pensa al prossimo. Pensa al prossimo. L'ultra istinto a livello sarà, sarà quel film dovrà essere l'esplosione. Ci non sarà il visto. Nipote di Goku che attiva l'ultra istinto per battere un maiale cattivissimo. Cioè, siamo passati da Goku che diventa Super Saiyan dopo la morte di Krillin per battere Frieza al nipote di Goku che diventa Super Saiyan per battere un maiale con una sciabola, raga. Cioè, erano i nemici base di Goku quando ha iniziato Dragon Ball. E poi non voglio dire, comunque si parla sempre di Goten che... Ah, devo lanciare i sassi al mio fratello, Super Saiyan! Ah! Trunks che gli pesava il culo, Super Saiyan! Ah, vabbè, panne dietro a Super Saiyan ancora prima di nascere, entra la pancia della montana! Quando fa diventa, eh! Il Super Saiyan God lo sblocchiamo con il potere delle mani! Cioè... E il Super Saiyan, ragazzi, 2 con la schiena che c'ha le scosse. Ma vaffanculo Dragon Ball Super, raga. Ma vaffanculo Dragon Ball Super. Ragazzi, io capisco tutto, però certe cose veramente sono diventate cringe. Raga, il meme del meme, praticamente. Ah, sì, non c'ha senso. Cioè, per diventare Super Saiyan 2 devi leggere il disco. Che cazzo vuol dire? Cioè, vabbè, un po' per Vega. Le scosse sulla schiena, divento Super Saiyan 2. Questo se, ne... se metto una forchetta nella presa divento... No! il Super Saiyan 3 non si raggiunge così, raga, non provateci. No, ragazzi. No. Ci dissociamo, non fatelo, ragazzi, mi raccomando. Ma poi tu immagini se davvero Goku va oltre il sinto contro gamma 1 e gamma 2, c'è sta tipo Giro che fa, ma potevi lasciarmi morto allora, testa di cazzo? Cioè, mi ha rianimato per farmi vedere questa merda, potevi lasciarmi nel mio vuoto! No, no, ragazzi, allora, il ritorno di Jiren e Ultra Istinto in un film scontatissimi, ma non Jiren magari come fighter, ma magari anche nel manga. Goku Ultra Istinto va in un film dedicato all'Ultra Istinto, lo hanno fatto per tutte le trasformazioni, hanno dedicato il Super Saiyan 2 a Bojack contro Gohan, abbiamo avuto un film, ad esempio Hildegard contro Goku 3, c'era la trasformazione per ogni boss, per ogni villain film, manca l'Ultra Istinto e quel film, ragazzi, sarà epico. Secondo me lo faranno direttamente sulla saga di Moro e ci starebbe, però sarebbe poco originale. È un po' triste, però io andrei con qualcosa di... Io non so se la saga di Moro verrà mai portata come anime, sai? Cioè, mi sembra che... ma sai che mi sembra che... Che stiano lasciando indietro di brutto... Cioè, che senso ha veramente fermarsi con l'anime avendo comunque il manga che continua un botto? Perché hanno il contratto con Heroes. L'anime... Tempo fa l'anime si fermava... No, quelli di Heroes non sono quelli di Super. Molti sono i Neo che dovranno andare a fare l'animazione all'anime. Ti ricordi, Luca, che c'erano degli episodi di... Adesso ti faccio venire in mente tutto. Ti ricordi che c'erano degli episodi di Super, i primi, dove c'era qualcuno che sembrava disegnato da un bambino di terza media? Eh sì. Esatto. Quegli animatori li hanno spostati a fare Heroes. Li hanno tolti dopo un pochino. Se noti, nel tempo, Super migliora. Quegli animatori li hanno spostati.
Avevo letto meglio l'articolo... così, via. No, ok, però ti dico, li stanno allenando facendogli fare Dragon Ball Heroes, capito? Buono, molti di quelli che stia servendo molto l'allenamento, Ah no, però Heroes non è malissimo, quelle poche cavolate che ci sono, cioè sono meglio dei Goku. Alcuni episodi di Heroes sono assurdi, animazioni, Però lì ci sono minuti. Ci sono altri animatori lì di mezzo. No, però sì, quelli, quello lo so. Quelli ci sono, oddio, ce ne sono due famosissimi, quelli che hanno animato i frame di Vegeta che si trasforma in God nel film di Broly, che quello, cioè ragazzi, è meraviglioso. C'è il suo Instagram o il suo Twitter, non mi ricordo, uno dei due, ma fa delle robe, ragazzi, che... Qualcuno che mi aiuta in chat, che conosce i nomi degli animatori. Takashi, grazie. Mamma mia, ragazzi, è un maestro, veramente un maestro. E Yuya Takashi, esatto. Ma ragazzi, lui lì è un mostro. Quando vedete i frame fatti bene su Dragon Ball animati, è merito suo. Boh, però a me non torna ancora. Comunque, nel senso, una volta finito il movie di Broly, ormai anni fa, esattamente cosa erano impegnati gli animatori? Che questo nuovo Quelli movie bravi, è completamente in 3D. Ah, cavolo, hai ragione. Cioè, hanno bloccato completamente l'anime. Cioè, mi ricordo quando c'era la... Io mi ricordo che quando andava la prima serie di Dragon Ball, cioè, facevano i filler per permettere al manga di andare avanti. Ora invece il manga è andato avanti una marea, ma non intendono fare questa serie. Cioè, che dubbi hanno? Il dubbio è che la storia non sta piacendo più di tanto? Io me l'ho seguito... Io, raga, mi ero seguito un video un po' di poco tempo fa che parlava del fatto che potenzialmente Dragon Ball Super ultimamente è stato un po' un mezzo fallimento. Nel senso che, appunto, cioè... Cos'è mai successo che fermino per così a lungo l'anime senza dare una motivazione valida, senza che ci sia la ripartenza? Sì, quello di Ocelot, è vero. Quello di Ocelot che ne parlava e diceva, appunto, la saga di Moro e quella subito dopo di Granola. Non so. Ma non perché ancora belle, non parlare? Perché non si sa niente, anche proprio non si sa, sono in sviluppo, qualcuno che ci stia lavorando, quando ricominciano. Tutto io so tace, solo che raga. Alcuni sono impegnati con Heroes, degli stessi che lavoravano a Super, però non tutti ovviamente, ma una minima parte. Ma Heroes cioè, sono 8 minuti al mese di una roba che comunque, cioè, le animazioni durano il doppio rispetto, sono mega strecciate. Boh, non... no. Magari qualcuno, sì, però Heroes è più una roba della Bandai, non c'entra niente con la Toei Animation a conti fatti. Secondo me no, la gente stava sull'anime e attualmente sta lavorando al film di Super Hero, semplicemente. Ma è 3D? Hanno preso la stessa gente, ha detto, sapete, non lo sapete fare, non ce ne frega un cazzo, viene una merda, deve succedere, sti cazzi, lavorate. Non lo so, raga, non lo so, secondo me è abbastanza in crisi, per così dire, la serie principale, cioè non sanno che direzione prendere. No, non lo sanno neanche loro. È un peccato perché c'è un problema in tutto ciò, che il tempo che hanno scelto a livello cronologico di ficcare il film è proprio un tempo del cazzo, perché si parla veramente della fine del manga Dragon Ball Super, è un palo in culo, perché vuol dire che tutto quello che fai prima devi stare attento a renderlo coerente con quello che hai fatto alla fine. Sì. È tanto complesso. Vabbè, o ce l'hanno già pronto. O ce l'hanno già pronto, Una storia, una trama. Allora, da quello che sto leggendo, Super Dragon Ball Heroes ha come produttore Bandai Namco, ma come studio è comunque Toei Animation. Ah, non l'avrei mai detto, dalla brutta qualità di tante cose. Quindi diciamo che alcune domande hanno già risposta da questa cosa. Sono gli stessi ragazzi, purtroppo. Sono gli stessi ragazzi, cioè fondamentalmente, ma non tutti, una minima parte. E boh, vedremo. Io lo aspetto. Però anche finanziariamente, voi prendereste un gruppo di persone e dite: ok, smettetela di lavorare a qualcosa che porta soldi per lavorare a delle puntate che vengono rilasciate su YouTube. Ma Heroes va un botto, secondo me, in Giappone. Non ha nessun tipo di senso se no fare sta roba. Ma il gioco di carte, sì, ma il non avrebbero bisogno andato, anche... La gente ci giocava. Sì, sì, quello assolutamente, ma hanno così necessità pure dell'anime?
C'è tanto da dover bloccare la serie principale. Da quanti anni ormai, raga, il Torneo del Potere? Quanti anni fa è finito? Era già 2018? Tipo un paio d'anni prima del movie di Broly. 2018 forse. 3-4 anni fa. 5 anni fa, 4 anni fa, raga, un botto. Un botto. Che senso ha bloccare tutto? Io non ci credo che per le puntate di Dragon Ball Super Heroes... sarebbe una follia, raga, sarebbe una follia commerciale. Marzo 2018, febbraio 2018. 4 anni fa, che poi comunque... cioè, quasi 5, raga, ormai. Ha fatto il bot, cioè l'ultima saga, io ricordo, ha fatto proprio il bot. Era un crescendo praticamente, tutto, Goku Black, no ci sei Axel. No, Dio, non cresciò tutto nel senso Ultra Istinto, fece crashare tutto. Ah beh sì. Sì. Ma cioè, comunque era stato un crescendo, saga di Goku Black molto meglio delle precedenti, Torneo del Potere molto figo. Basta, fermi. Tutti fermi per 4-5 anni. E ancora non sappiamo quando riprenderà. Allora, secondo me c'è stato un problema principale, il fatto che anime e manga sono diversi, punto uno. Quindi attualmente lo stanno scegliendo se continuare il filo dell'anime o il filo del manga pienamente. E oltre a questo problema, secondo me si farà come quando ripartì Dragon Ball Super la prima volta. Quindi ci stanno i film magari su X, magari su Moro, e magari fanno tipo le puntate super animate del film di Broly, come fecero per il film di Fukatsu no F e Battle of Gods, e li rendono anime. Poi da lì magari c'è il film di Moro, così per rompere i coglioni lo rirendono anime e allora poi li continuano. E non è così scontato, cioè non è così improbabile, perché è come adesso successe per la quinta stagione di My Hero. Quinta stagione, film, e adesso c'è il continuo con la sesta, perché il film è canonico, sta proprio lì in mezzo. Ma anche con Demon Slayer mi sa, stessa cosa. Sì, Demon Slayer, stessa cosa. Sì, ma sono stati fermi film... tutti questi anni, raga. No, Demon Slayer iniziamo 6 mesi dopo. Cioè, è questo che non mi torna minimamente. Cioè, lo so, raga, anche qualcuno ha scritto c'è stata la pandemia, il Covid di mezzo. Sì, raga, ma vi sembra che altri anime abbiano totalmente bloccato tutto da 5 anni per il Covid? No! A parte che il Covid, ragazzi, non c'è da 5 anni, Anche. Per fortuna. Ormai il tempo vola, ora che ci si diverte col Covid, però un po' meno. No, qualsiasi problema è il Covid, ragazzi. Cioè, qualsiasi tipo di problema... ecco, sembra quello un po' del Covid. No, quello che diceva Ocelot mi sembra bene o male che a conti fatti... secondo lui, secondo Toei, non sanno quanto fidarsi ancora di Toyotaro come colui che ha le redini in mano di tutto, perché a conti fatti il manga è tutta roba sua, ma non è che stia portando chissà quali storie. No, nel manga infatti, vabbè, tipo anche l'ultima saga è stata parecchia criticata, ma anche quella di Moro, raga, ci sta fino a una certa tranqua, non mi sembra la saga della vita Moro, delle cose carine che sicuramente fatta da anime porterebbero anche un sacco di hype in entrambe le saghe in realtà, però sta venendo No, Toyotaro non fa solo i disegni, Toyotaro fa i dialoghi, fa tutto ultimamente per il manga di Dragon Ball Super. Sì, fa tutto Toyotaro attualmente. Proprio i dialoghi li scrive lui, tutto. Sì, Toriyama ha solo script della storia, Toyotaro fa tutto il resto. E comunque, io ci ho pensato adesso, dopo 2 ore e mezza, chi non so piacere, Axel. E non l'ho fatto prima, audio. Piacere Axel, sono il Chinozzo, come stai? Bene, guardo spesso quello che fai su YouTube. Poi vado in PvP, provo a farlo pure io, prendo il cazzo e chiudo il gioco. Quindi, quindi ti denuncerà. Vabbè, capita. Sei nei cazzi false stretti, promesse. Sei. Esatto. Non so se sei ragazzi... sono, non credo. Devo fuggire con la tecnica bella, della moltiplicazione del corpo. Grazie per essere stato presente. Ma grazie a te per avermi invitato. Speriamo di riuscire a portare altre puntate. Ci divertiamo, parliamo. Assolutamente. Cercherò di capire i problemi che derivano tra OBS, Virtual Camera e StreamYard. Adesso e magari che sarà tutto. Sì, se non apro browser, non apro nient'altro, sembra ok.
Boh, okay. vabbè. Ragazzi, è stato un piacere, ci vediamo alla prossima. Bella Dani, alla prossima. Ciao Dani. Ciao. Dani. Ok, siamo rimasti noi, ma io non andrei avanti per ancora molto, se per voi va bene. Ah, giusto, sì, c'era una cosa di cui volevo parlare. King of None, bravo per l'input. Secondo voi i prossimi banner avranno il numero di Z Power classiche? No. Mai più. No, guarda, perché sarebbe tornare in un buco che... nero, vai. Sì, guarda, come è esatto. Se rimettono i soliti banner con le 600 multi Z, skip. Cioè, avremo questo meta, raga, fino all'anniversario, fino alla prossima celebrazione, sì, con le triple Z Power. Esatto, non c'è proprio... Perché non, nessuno pullerebbe, raga, su sti personaggi, nessuno. No, è uno skip assoluto. Secondo me o mettono, cioè quello che avevo pensato, era LF principale nuova con le 1800, okay, e il resto del banner normale. Così non ti steli il box tutto a 14, però almeno il personaggio nuovo ha rilevanza nel meta. Poi dipende da quanto è forte, comunque ha un po' di rilevanza per quanto riguarda le stelle. Se no, questo diceva anche Danilo se non sbaglio, tutti da 1000 multi Z, un po' come hanno fatto con le summon dell'LF, quelle a fine anno. Sì. Tutte 1000, almeno lo pulli 2-3 volte e cominci a stellartelo un minimo. Chiaro. Però se io mercoledì vedo l'LF a 600... Cioè, no, è finita. Ma manco per lo showcase, cioè... No, ma che fai? Mi sento scammato di base, dico, ok, pullo lui e lo devo buttare contro Gogeta 14 stelle, Goku Vegeta 14, ma siamo matti, no? Poi per una settimana e poi non si gioca mai più. No, cioè, io direi... E poi scappo al bagno al volo, regà. 1200 le Sparking, 1800 le LF e 2000 le Ultra. Secondo me è la coppiata più sincera. Sì, dovrebbe essere la cosa corretta per tutti. Ma anche un 1000, sì, un millino le Sparking ci starebbe. Tanto anche, le trovi sì, talmente tante volte, non te ne frega talmente tanto un cazzo che... Vabbè, sì, nel banner di Goku e Vegeta ho trovato più volte Magetta che Broly Icari. Ma Magetta l'ho trovato un'infinità di volte io. Ma ciao. Ho portato 12 stelle rosse da 3. Io 14 ce l'ho adesso Magetta e dico, boh, ok, speriamo in uno Zenkai a breve. 100k CC ho trovato una copia di Goku e Vegeta, ma 12 di Magetta, 457 di Fabrizio Full Power, 277 di Broly Blu e 440... Cioè, vabbè, vaffanculo. Goku e Vegeta... Questo è 100.000 crono in quel momento. 100k crono in Goku e Vegeta me l'ha dato una volta. Oh mio Dio. E prima di entrare ho detto, vabbè, dai, c'è stanno lo shop e le offerte, non gli butti 60 euro. No, tu madre, devo andare davvero a zoccole, dovevo andare. Mi costava di meno. Ma anch'io alla fine ci ho pullato un boato su quel banner lì e li ho trovati due volte che mi ha detto culo alla fine che l'avevo trovati in una delle ultime pullate. Ho detto vabbè dai, proviamo a fare ancora un giro che mal che vada appare FPF. Quanto li hai in Blue Boys? Stanno a 4 plasma perché gli ho dato anche, vabbè, una da 600 più due da 2000 che avevo preso. Li ho gonfiatissimi di Z Power. Vabbè, gonfiatissimi proprio, sì, ci stanno. Sì. Ci stanno. Bagno, torno subito. Vai. Poi... Altra questione che avevo visto un po' nascere da Goresh, che aveva fatto un video a proposito. Fattore estetico. Secondo te, Kinoz, è più gratificante un Legends Limited o un Ultra? Tralasciando la potenza di Gogeta, ma proprio per Legendary Finish contro l'intro più l'animazione della carta? No, penso all'F. Guarda... Tutti infatti stanno dicendo Legends Limited in chat. Sì, ma a parte che tipo se va a fare un confronto tra l'animazione di Gogeta e Blue Boys non c'è, c'è proprio discussione. Blue Boys pazzeschi secondo me. Minchia. Proprio animazioni, è robe paurosa. Sì, troppo belli. Anche i modelli, tutto veramente fighissimo. In generale sto un attimo ricordando le Ultra. La Goku Super Saiyan era ok. Vegeta sì. Ultra forse... È caruccio lui, è molto caruccio, sì, c'è un bel movimento di camera. Sì, è carino. Omega Ultra, ok, anche lui.
Eh sì, vabbè, c'è il Gogeta, però non lo so, c'è il Gogeta, sì, animazioni belle, però secondo me non sono proprio animazioni da primo ultra pullabile, cioè se vai a dire, oh mio Dio, primo ultra pullabile, mi aspettavo forse ad animazioni di qualcosa di più, però alla fine l'ho apprezzate. Cioè l'intro dell'ultra non... cioè sì, sei sicuro di attivarla se lo metti come primo personaggio giocante, ma altrimenti ti risulta quasi come un personaggio qualsiasi. Se non parte come primo PG. Sì, cioè per carità, la Fusion è bellissima, cioè l'intro della Fusion è davvero figa. Sì, è figa come roba, assolutamente. Però... Boh, ci si poteva aspettare magari qualcosina in più? Sì, per me sì. Cioè tipo, se vai a fare dei confronti con l'LF, tralasciando i Blue Boys, anche Gogeta Blu, che è uscito un bel po' di tempo fa, assurdo, ancora animazioni, è pazzesco. Sì, ma sì, andiamo sì, pure sì. più a ritroso, tipo... Anche, magari, per esempio anche Guan Super Saiyan 2 c'ha un LF ancora degna oggi, penso, parlo del rosso. Che sì, ma anche Goku Ultra Istinto comunque è molto bella. Sì, vabbè, Goku Ultra Istinto, animazione assurdo. Anche l'ultimate di Goku Super Saiyan 3 LF, quando fa la Genkidama su Kid Buu, pure quella mi piace un sacco. Cioè alla fine se ci pensi ad animazioni, boh, l'LF è stato ancora un grado sopra. Poi se faranno la Ultra LF, allora ne riparleremo. È possibile, né? Che prima o poi uscirà anche un Ultra Legends Limited. Mamma mia, con rate di 0.0. No, il rate delle, delle 600 multizan e io poi tipo uguale. Sì, 0.005 è quello lì. Fanno il banner con il mamma mia ti dimezzano l'opportunità di trovarlo. No, è... Cioè, sì, bello per le animazioni, però povera per i race in quel caso. Sì, sicuramente, però no, sarebbe un incubo. Sarebbe un incubo. Altro di cui discutere, onestamente, non mi viene più in mente nulla. Avrei sentito la risposta di Axellone, ma... È ancora... è ancora away. La prima quando tornano anni rate abbassati a 0.0001 al quadro. Tra l'altro effettivamente quando un ultra tornerà che non sarà il personaggio featured 0.15 avrà. Mamma mia. Se dovessero dimezzargli i rate come fanno con i Legends Limited. Ma io spero che rimanga fisso perché sennò diventa davvero Magari cioè, resta 0.35 e 0.7 comunque era per tutte le ultra. No, dovrebbe raddoppiare, basta. In teoria dovrebbe rimanere uguale. Speriamo. Magari probabilmente per i primi, un po' come con i Legends Limited, avranno i rate uguali. Cioè il nuovo ultra e l'ultra vecchio, se sono nello stesso banner, hanno lo stesso rate. Sì, speriamo, perché sennò devi per forza pullare tantissimo quando esce, sennò non la trovi più. Cioè poi quando la ritrovi davvero è impossibile. Eh sì. Vabbè, per Gogeta non ho questo problema. Spero di non trovarlo mai più, onestamente. È vero, è vero. Ma poi con quante crono l'hai fatto in tutto? 14? Ma sai che qualcosa... Non le ho contate giuste giuste, ma poche. Cioè, relativamente poche, tipo 40.000 forse. Una roba del genere. Sì, 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 non so come sia stato possibile, ma... Boh, ci sono rimasto anch'io. È andata di culo proprio. Eia, Sam, grazie mille per i 100 bit. Ciao, broski. Ah, è vero, tu ci stai martedì? Nel martedì sì. Live. Sì, sì. Tu ci sei? O sì, sei sì, lavoro? Ci dovresti stare. Ah, bomba. No, martedì ci dovrei stare. Ottimo, ottimo. Sono abbastanza ippato, ma non fino a una certa, onestamente. Non so veramente cosa possa arrivare. Tre, devo chiederti una cosa dopo per quella roba che mi avevi anticipato tempo fa. Ti chiedo se hai aggiornamenti. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Design dei PG in che senso? Non sto capendo la domanda. Ma mi si è... Okay. I più belli? Ah, i più bei personaggi, boh. Boh, per me rimane... Per me Blue Boys e Ultra Istinto sono pazzeschi, proprio. Altro livello. I Blue Boys si sono fatti veramente, veramente da credi Cristo. Belli, belli, belli.
Le gilde, raga, non si hanno più novità, non si sa un cazzo delle gilde. Io ormai non vi dico neanche più, magari ci dicono delle gilde, perché... Lasciamo stare, se mai arriverà un aggiornamento sarà quella roba che... Oh, bene! Però, raga, non aspettatevelo mai e non rimarrete delusi. Potrete solo che essere sorpresi dall'aggiornamento delle gilde se non lo aspettate. Grazie mille Sam per altri 100 bit. Thank you so much. Alla fine Broly o Bardock sono buff per il Super Saiyan, ma Bardock dipende molto da se fosse Revival che parte non Super Saiyan e poi diventa Super Saiyan, magari potrebbe anche essere un po' lento nel Super Saiyan. Cioè, a meno che non lo consideri un carne da Rising Rush. Saiyan Kakarot, grazie mille per la sub. Benvenuto. Niente, Axel, raga, è stato assorbito da... Il cesso che ha assorbito Axel, raga. Sì, ma eccolo. Attenzione, attenzione. Scusate, ho percepito le vibes. Eccolo qua. Dicevamo un attimo fa, vogliamo sentire anche la tua. A te appaga di più esteticamente un personaggio Legends Limited o Ultra? Tralasciando la potenza. Tralasciando, cioè, devo considerare i rate o solo... No, come appaiono, diciamo, esteticamente in battaglia. No, tra uno che c'ha l'intro, l'altro che c'ha la Legendary Finish, e principalmente questo. LL. Ok, anche tu. Tutti praticamente, raga, preferiscono i Legends Limited. Tutti. L'animazione del strike che è uguale per tutte le ultra, la blast che è diversa e l'intro. Sti cazzi. Cioè... È un po' poca roba comunque per i presunti 3-4 mesi che ci mettono. Grazie ancora Sam e grazie ancora Saiyan Kakarot, gentilissimo bro. Poi vai a vedere se fanno l'LL con l'animazione di strike un po' diversa. Guarda Gon del futuro che gli va anche un braccio, poraccio. È diversa, okay, per forza. Sì. La sua ultimate è lui che va in aria e prende per la gamba un tizio, sbatte giù. Hanno tagliato il tempo sulla ultimate per dargli il suo nuovo moveset incredibile, pazzurdo da combattimento. Vabbè, ok. Sì, gli hai tranciato la ultimate. Prende una persona per una gamba e la lancia. E poi gli spara un'onda energetica di strada. Cattiveria. Ok, alcune per carità sono lunghissime e bellissime, tipo Vegito Blu, Gogeta Blu, Fabrizio. Chi cazzo altro c'è che ce l'ha bella? Goku Super Saiyan 3 LF, però... Trunks ce l'ha lunghissima, tipo... Trunks è lunghissima, è tipo è identica a quella classica fino a una certa e poi bam, c'è spadone che si carica e dici no, altri 5 minuti. Quella di Cell fa schifo, ce l'ha tutto il mio porello. Vabbè, ma chi? Io non la ricordo nemmeno a momenti, raga. È un'energetica tutta boh, sottile. Tipo, l'ho rimosso dalla memoria, povero. Vabbè, anche Ape Jet è figo. Ape Jet è figo che diventa Zaru. Pure. Magia, molto bello. In Goku 4 sì, è carina anche la sua. Probabilmente sia la cosa più bella che c'ha del kit. Ma non è manco suo il Dragon Fist. No, no, vabbè, sì, lo fa contro... No, era il suo quello, contro Ace. Contro, sì. Mirai, grazie mille per la sub. Benvenuto, broski. E infatti, ve la butto lì. Prossimo Ultra, Goku Super Saiyan 3 e fa il Dragon Fist. Bella quello del movie di Tapion. Prossimo Ultra, Tapion. Però quello deve uscire, cioè, che suona l'ocarina. Mamma mia. Ricomincio un meme infinito, meglio di no, lasciamo stare. Ma, è perfetto l'intro, arriva lui e suona l'ocarina. E parte il match. Poi il resto delle animazioni che facciamo? Lui con le spadate. Tagassist con Trunks, il bambino gli dà la spada. Sì, bello, 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 sì. Mamma mia. Spettacolo. Che bella scena. Mamma mia. Quant'è che non aggiungo l'animazione alle Summon? Ma penso dal secondo anniversario, quella di Broly praticamente. Ma io ero convinto che le mettessero con della... Ma ancora al terzo anniversario ero convinto che le mettessero io.
Ma zero, ma ormai penso al quarto, però... Cioè, ma le animazioni nuove nel Samuel, cioè costa della psicopatia, uno vuole pullare per vederle, perché non lo fanno? Cioè, non apro YouTube per vederle, perdonami! No, però cioè, i content creator vogliono pullare per ottenerla, per farci il video sì. Anche. Cioè, già solo, veramente, se mettessero una nuova animazione su Legends All-Star, darebbe più voglia a un creator qualsiasi di pullare. Madonna mia. Già mi stai casando. Grottesco, domanda. Al di là di quanto sono forti nel meta, a voi piacciono i team monocolore? Io eviterei una singolarità del genere, metterei un limite del colore, tipo massimo tre personaggi dello stesso colore. Ma oddio, allora, per me andavano bene finché non sono nati personaggi di un colore che switchano e diventano il counter del colore dove dovevano essere deboli. Quello proprio assolutamente non ci ha più avuto senso. I monocolor non esistevano fino ad allora, infatti erano bicolor al massimo, tipo purple purple red, blu blu yellow, tutte ste robe qua. Mi sa che c'è invece... solo un mono blu. Ah, yellow blu, perdonatemi. Broly, LF, che c'ha tipo Bardock e Broly cheat. Questo è l'unico meta in cui era sì forte, poteva funzionare, sì, anche non c'erano chissà che verdi, se non sbaglio. Sì, poi c'era proprio su versante LF e Zenkai, vabbè. Tombo. Basta. No, adios. Quindi, no, diciamo che non servono tanto limiti ai colori inseribili. Ma magari, boh, cioè io non so veramente quando rivedremo un altro team monocolor, perché serve un personaggio come Goku Vegeta per dargli vita. Al prossimo... prossimo tag... prossimo tag switch finisce male, finisce così sicuro. Sì. Se lo fanno blu soprattutto, che già abbiamo di Zenkai. Che però mi ricordo che dicevano che non per forza i prossimi tag avranno la stessa main ability, per dire. Ah, quindi meccanica del colore di... può essere che cambia... Cioè, boh, io mi ricordo una roba del genere. E infatti avevano detto che i tag non saranno tutti come i Blue Boys, mi ricordavo bene. Però non si sa bene in cosa, ma sì, ci sta a dargli varietà comunque. Saranno ancora più OP. Era quello che sottintendevano. Sì. Switchano da light a dark. Che buono, hai detto. Ma però un'idea in testa ce l'ho. Ovvero. Un personaggio tag. Facciamo Goku e Vegeta perché è sempre esempio più pratico. Goku muore. Switch a Vegeta. Vegeta muore. E boh, appare Vegito. Così per il meme. Pure. Triplo doppio revival e alla fine appare super Vegito. Sì, è Vegito anche il revive stesso. Oh my God, poi quando lo sconfigge c'è pure Gogeta, facciamo tutti e quattro. Bella Brocion, grazie per i 15 mesi. Poca vita, poche resistenza ai due prima, li fai schiappare subito entrambi, poi bam, si merga e tutti e tre hanno colori diversi, attenzione. Uno è green, uno è viola e l'altro è dark, bam, goloso. E poi mi sa qualcuno di sta del gioco qui dentro. Sì, cioè, sì. Gogeta Ultra è abbastanza al cazzo, dai. I Blue Boys credo siano più forti, però appena Gogeta Ultra rimane l'alla standing e per l'amor di Cristo entra il PV all'avversario, si torna a giocare Warzone, che cazzo dopo. Ma così, quello puoi fare. Ti stai divertendo su Caldera? No. No, ho fatto dei game, ho visto in 4 game gente che volava con le macchine che mi sono avverata dall'altra parte della mappa. Ho detto no, al tab, chiudi. Vabbè, dai, almeno li vedevi, non ci avevano skin invisibili. A metà non l'ho visti, eh. Ma la roba di vedo fantasmi che volavano le macchine. La cosa cheat. Che cheatano più di prima. L'anticipo è falso. Sì, hanno millantato tanto. Ah, abbiamo l'anti-cheat. L'hanno bucato, ragazzi, 2 ore dopo che è stato rilasciato l'anti-cheat. Grazie mille, Sam. Tutti, ok? Cioè, Valorant, ragazzi, sono 2 anni che campano, gli hanno ancora bucato l'anti-cheat. Infatti, in gioco non esistono i cheater. Valorant è insane. Però pure Tarkov, che attualmente stiamo giocando Tarkov, è pieno zeppo di cheater. Mamma mia, brutto. Purtroppo, ecco, muori più volte per i cheater che per altro. Fortnite è pieno di cheater. Dragon Ball pure ci stanno, qui a quanto pare. Io su Halo forse non ho ancora beccati.
Ah, minchia, vero Halo! Porca puttana Halo! Esiste anche quello! Di... gli Spartan che stavano a fare i cazzo di Superman di Destiny, dai, i Titani stavo vedendo. Master Chief in volo col pugno tipo Superman che spiottava tutta la gente, dai, ma che cazzo... Io fortunatamente Halo ho fatto parecchi match, ne avrò fatti più di un centinaio in ranked, mai trovato un cheater per ora, mi è andata bene. Ah, meno male, vale. Richiamo grottesco, personalmente ho sempre preferito la varietà di colori, anche perché in sto meta mettiamo che Bardo casca rosso e sia forte, magari non rotto, che ci pullerebbe per farsi struggere da Gogeto per counterare i gialli che ci sarebbero solo per i monopur. Ma allora, anche qua, per introdurre un rosso, secondo me non serve solo un rosso, cioè può essere forte quanto vuole, ma se sei rosso sei un attimino azzoppato ora come ora in questo meta. Sì, mamma mia, il rosso molto è azzoppato. Cioè, se ci pensi, quali sono i rossi più forti attualmente in meta? Tipo in meta niente. In meta nessuno, andando fuori meta Zamasu, Gohan. E basta praticamente. Beh, Omega non lo considero più viabile. No, un tank rosso, raga, di che cazzo stiamo parlando? E l'altro cos'è che era? Bojack, poverino. Povero Bojack, raga. Lui si è ritrovato per un qualche motivo di in cima al mondo. Migliore sparking di sempre. Non Legends Limited, non Zenkai, bla bla bla. E poi da un momento all'altro hanno detto, ok, tu non servi più. Tu non hai più un'utilità in questo meta. Rip. Sì, il movie a colore, uguale. Il movie a colore doveva essere il miglior team del mondo. Boom. Vegeta Ape, poverino, anche lui. Sì, anche lui, raga. Praticamente in una combo Gogeta va attiva l'endurance e ve lo toglie pure. In una combo, raga. Guarda, ma una strike sopra Vegeta ti si spegge il telefono. Direttamente. Mamma mia! Becca una strike e rinasce. Cioè, anche Gohan Revival, io lo sto vedendo male, male, male. Non sarà rosso, raga, ma tipo... cioè, la sua utilità qua entra una combo di qualsiasi personaggio, attiva il Revival. Da full HP che era, raga. Non è più un mi prendo il Rising Rush. No, è un mi prendo una combo e torno in vita. E basta, sì, sì. È il terzo bullizzato. È il meme dei tre draghi quando giochi con Gohan Revival nel monoparpo. È così. Poveri, sì, poveri. Con gli spari si gioca, Gohan. Avevo letto Sigala che chiedeva quali Legends Limited side vorremmo vedere nei prossimi banner. Ah, Sam, non so quale sia il record di beat donati sul canale. Mi sa che ci stai lavorando, bro. Mi sa che sei a buon punto. Dicevamo, sai prossimi Legends Limited side che vorremmo rivedere nel prossimo step up. Cucita 4, ridatemelo all'infinito, per favore. Non penso. Da odiarlo ad essere un ossessionato. Allora, io direi sicuramente Ape, Jet e Cell, se vogliono dargli un perché, farli stellare un po' le persone che ce li hanno, farli trovare chi non ce li ha. Perché nel banner dei morti ci mettono il Jet, Zoro e Cell lì. Ho capito, però tutti quelli buoni bene o male sono appena apparsi. Tutti praticamente. E manca... manca, sì. E di quelli buoni... rimettono i Blue Boys. Gohan Revival. Sì, Gohan Revival potenzialmente non è apparso in nessun banner. Goku Super Saiyan 4, boh, non lo considero tra quelli buoni, raga, no. FPF c'è appena stato, Broly c'è appena stato. Kid Buu, sì, che però... mi è morto. Boh, raga, boh. Buoni. Cioè, gli serviranno un platino. Cioè, di che però, come cazzo si chiama? Goku IV, in realtà, col suo equip a platino, non fa... Cioè, non è Ub, però... se può giocare, diciamo. Ma già che mi dici non è Ub. Dovrebbe essere Goku IV Legends Limited. Non è Ub. Qualcosa non va in lui. Effettivamente c'è già qualche cosa di sbagliato. È già sbagliatissimo. Vabbè, Ub non serve un cazzo, ragazzi. A parte la verde, non fa niente. Fa green, bam, morto. No, no, il fatto è che non muore per un tot. Incassa bene, debuffa, mette delle paralisi ogni tanto. È super super scomodo.
Goku quarto invece veramente c'ha la verde, che paragoni quella di Uba a quella di Goku quarto, dici ok. Sì, no, beh. Fatemi far cambio. Goku quarto, guarda. Non potevano creare qualcosa di peggio in vita loro, penso. E poi anche tutto il resto, boh, dovrebbe far danni, ne fa relativamente. Non c'ha utility se non un cover change. Boh. Sì, anche il fatto che, tipo, siano nati team dove ci sono mille Zenkai Bench e altri team dove non potresti mai farli, manco pregando in aramaico. Tipo, andate sì, a farmi un mono red Zenkaiato così, nessuno c'ha quegli Zenkai. Il mono blu così Zenkai, bene o male sì, c'è, basta. Mono Yel c'era un paio, tipo, che possono essere Zenkai Benchati. Sì, sono mono green nemmeno. Il pur, raga, tu Saiyan pur. Chi è che sì, Zenkai sì, Bench? Sì. Saiyan pur, va bene. Sì, così. E poi comunque, cioè, Luca, non so, ma io sono diventato cattivissimo per quanto riguarda, tipo, tier list e meta, infatti. Cioè, secondo me, al di fuori di quei 10 personaggi mi fa tutto schifo, è tutto un spazzatura. Beh, cioè, sì, proprio, ormai sì, Quindi ormai sì. Quindi nella prossima tier list aspettativi veramente fuoco e fiamme. Sarà brutale. Attenzione, Sean lancia questa bomba. Prediction: al quarto anno ci sarà il mono Yel. Segnatevelo. Mamma mia, se succede, ti flammo. No, scherza. È l'unico modo per far tornare in auge i red, raga. Meta mono Yel. Bon, raga, direi che abbiamo chiacchierato a lungo un po' di tutto e vi ringrazio tanto per essere stati qua presenti come ospiti, spero abbiate passato una bella serata anche voi. Sì, chiacchierando un po' di Legends, di quello che sarà del passato, del presente e del futuro. Un'ultima domanda, Kinozzo, ce l'ho... specifico per te, il tuo peggior meta, visto che non è questo. Ah, il mio peggior meta? Sì. Allora, fammi ricordare. C'era un paio che... Che ce l'hai ancora lì, proprio. Sì. Ricordi del Vietnam? Me ne devo ricordare, però ce ne sta una proprio che l'ho odiato tutta la... Allora, cominciamo con quelli classici. Vabbè, Super Saiyan, brutto. Mm-hmm. C'era Broly, entrava un crit, boom. Morte, non c'era un giallo, cioè non c'era il Broly. Era colore neutro, anche se c'era il giallo, sì, Broly sì, entrava sì, di colore neutro per infinite volte e recuperava il Vanish se lo blastavi in Blast Armor. Quanto era stupida questa cosa. No, non... cioè proprio quello è stato nel meta in cui se tu avevi Broly vincevi, se no i Broly non potevi, cioè nemmeno a parità di skill, se anche eri un pochino più scarso dell'avversario, senza bella di terza non c'era modo di fare nulla, era veramente orrendo. E poi il fatto del crit, quindi era molto RNG, ancora il Racing Crash non era fissato, era il Racing Crash vecchio, quello schifosissimo, era ancora peggio di questo. Ah, che ma aspetta, cos'è che intendi? Quello vecchio aveva il pescaggio delle sfere a caso, potevi tirarlo anche dopo 5 secondi. Poi, però ti dico, non mi sembrava così un problema lì. Vabbè, non c'era card draw speed, ma c'era più card draw speed di base, effettivamente. Dio, Broly ne aveva due, c'era per due di card draw, se ti ricordo. Sì, era tosto, è vero. Poi se vero, lo paravi, entravi in combo, cioè, veramente, mi ne volevi dispararmi. Quindi, brutto. Poi, ce ne stava uno veramente orrendo, però non me lo sto... Non lo sto ricordando. Ma quello della 18 in realtà è stato brutto, ma fino a una certa, perché comunque lo potevi un po' girare, sì. Con Gohan la counteravi a bestia. E dovevi aver Gohan, però. Sì. Però, sì. Super giù. No, un altro brutto forte, secondo me, è quello... Regen con Fat Buu Zenkai 7 appena uscito, dove dovevi spenderci tipo 30.000 Chrono Crystal per farla Zenkai 7, ma era qualcosa che non poteva essere ucciso nemmeno di Rising Crash. Sì, anche Regen era brutto. Ah, vabbè, Cheat Ku appena uscito. Che ha dovuto far cambiare anche lui il combat system. No, quello era veramente bruttissimo, andavi dietro all'infinito. Ma ci mettere anche...
primo anniversario, oddio, forse secondo, forse il primo, che c'era quel fusion con Frigito, Vegito Viola e che era Gogeta Blu o Gotenks Giallo. Là era tutto Vegito centrico, cioè se non giocavi fusion perdevi, pure quello era un po' bruttino. Cioè, con Vegito con Locke. A me piacciono i meta dove ci sta tipo un team solo, con quei tre personaggi fissi, cioè tipo il fusion all'inizio, e poi non c'era nient'altro, cioè poi c'è solo un team. Fine, là mi dava un botto di fastidio proprio. Poi erano tempi in cui non, cioè, era già tanto, cioè, che c'erano team completi. Esatto, a parte quello, proprio anche i tag che esistevano, tipo nel fusion c'erano quei tre e gli altri non erano utilizzabili. O sì, non esistevano, sì. Proprio, mi ricordo, per un botto mettevi tipo bench a caso per andare a buffare un po' i personaggi che avevi, ma non erano dello stesso tag. E poi guarda, ultimo, però non è un meta preciso, è quando c'era il Tangle Step. Mio Dio, che schifo quella roba. Il Tangle Step, non so se ve lo ricordate. Diventava stupidi, si diventava veramente stupidi. Dovevi fare mille azioni ogni secondo per poter fare combo infinite. Mamma mia, raga. Poi c'era 21 viola, quindi cioè con 21 viola tu facevi già una combo abbastanza lunga. Facevi combo infinita perché si pescava la strike. 6-7 carte, ti recuperavi tutto il vanishing, rientravi in priority, 6-7 carte ancora. C'erano tipo 14 carte se facevi assurdo. Tutto bene. Era orrendo quel meta, era orrendo. Ovviamente assurdo, assurdo. Sì, diciamo che quelli che hanno costretto a cambi di combat system sono tra i peggiori. E secondo me, raga, questo meta attuale sta costringendo a un cambio di combat system. E di conseguenza ci rientra proprio di diritto tra i meta peggiori di sempre. Perché non possono, raga, mantenere questo battle system senza intervenire. Senza renderlo meno statico. E invece di quello iniziale, proprio Goten più Gohan Super Saiyan 2 pur più Trunks Red o Trunks Yel, ti piaceva? Cioè anche quello era abbastanza, o giochi quel team? Cioè pure Gohan appena uscito era solo Gohan oppure perdevi. Cioè la gente anche che diceva sì, Vegito, ma non era vero. Cioè, e lì Gohan, per di più era stato anche, erano stati tra i primi personaggi a dare la doppia Z ability una volta raggiunte le 5 stelle all'epoca. Goten e Trunks. Sì, è vero, doppia Zenkai Ability. Mamma e lì proprio, lì c'era stato il balzo dove ce li avevi a 5 stelle, avevi un team, ce li avevi sotto le 5 stelle, ne avevi un altro. Sì, sì, là era brutto brutto, è stato un bel power creep quello di Gohan. Eh sì, ma vabbè, poi il meta Zenkai in poi è stato veramente osceno, cioè più che altro noioso, noiosissimo davvero a livelli assurdi. Il primo Zenkai, fino a che non erano così accessibili, diciamo che lo ritrovavi ogni poco, ogni tot. Cioè, guarda, c'era, penso che Beerus sia stato il power creep più alto che il gioco abbia mai raggiunto, perché davvero, se avevi Beerus, tu vincevi, fine. Cioè, il viola più forte, che era Goku Super Saiyan 4, che veniva bisciottato da Beerus, che era verde, sì, e gli faceva zero danni, però c'era Beerus e costava 21.000 crono. Per sorbustarlo ci mettevi 3 mesi, se non sbaglio. E dovevi averlo a 7 stelle. Esatto, dovevi averlo a 7 stelle. Era difficilissimo, avrò beccato una volta Beerus. Esatto, 7, sì, non lo trovavi praticamente. Era il final boss, se lo trovavi potevi forfettare direttamente, ma capitava veramente una volta ogni. Era tipo il dio della distruzione in real life. Cioè, un peccato che sì, 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 sì. No. Distruggeva il pianeta nel momento che ti toccava. Però effettivamente non era accessibile a tutti. Anzi, c'erano 10 persone. C'era Goresh e altri 9 shoppoli. Sì, Rhyme Style, mi ricordo che se l'era fatto perché, boh, super fan e tutto quanto. Però era una roba veramente rara da trovare. Sì, ma anche gli altri primi Zenkai comunque li trovavi a un pannello, due pannelli, roba di questo genere. Io ricordo che tu spesi tipo 6.000 crono per fare Cooler Zenkai 3, sì, e lo giocavi nell'OE, comunque era già forte. Ma anche su Fatbu avevo speso un po' per farlo tipo Zenkai 2, Zenkai 3 e già mi sembrava un cheat, semplicemente così. Quei tre appena usciti erano fortissimi. L'unico che è uscito storto è Black e Yellow, pure col vecchio sistema, davvero bruttissimo. Mamma mia, lui una merda. Mamma mia, quello non... Vabbè, Goku Super Saiyan non è che fosse sto granché.
Sì, vabbè, sì, però lui, se non sbaglio, era free to play il Super Saiyan. Ah, no, non è vero. No, un pannello. Il primo pannello era free e faceva comunque vero, schifo. Anche Broly, io... abbastanza pacco. Però vabbè, erano devo personaggi salutare... che per l'epoca ci potevano stare. Eh sì. Ragazzi, vi saluto al volo che i miei doveri mi chiamano. Bella Axellone, grazie mille per esserci stato. Ti farò sapere per un prossimo podcast. Ma poi non fai, ma pure se il pomeriggio stai là che vuoi, che stai giocando a Dragon Ball, cioè mandami anche il messaggio che ti è in bocca. Dai, dai, molto molto volentieri. Bella Axel, grazie piacere, ancora. Ragazzi. Un bacione. Bella Axel. Ciao Broski, un bacione. Ciao uomini. Bella notte. E niente, siamo rimasti noi, Kinozzo, ma direi che potremmo okay, ora anche tier list a sorpresa, andiamo. Ma adesso partiamo con la tier. Non aspettavate altro, vero? Qualcuno chiedeva meta più divertente al tempo stesso. Come hai fatto il libro? Esatto, oh, uguale. Fine. La prima set punto. Non esiste altro. Non ci sta altro. Giocavo Rildo Red e facevo gli showcase delle mani basso. Cioè, dai, poteva giocare qualunque cosa, raga. Era bellissimo. Richiamo grottesco, ci tenevo a dire grandi immagini Kinozzo che sono gli unici a valorizzare un personaggio che amo, Broly Slim Yell, personaggio che quando è uscito non se l'è cagato nessuno, perché era brutto quando era uscito a conti fatti. Ora è un attimino più utilizzabile, ora è parecchio più utilizzabile volendo vedere, c'ha ancora tutte le sue problematiche che se lo togli da Bardock non cammina troppo con le sue gambe. Sì, però è carino nel Super Saiyan. Sì. Buon, niente raga, direi che un Frost Sparking Max Meli, come dicevo, non lo vorrei mai vedere nella vita. Nemmeno Luca, nemmeno Damien lui. Un Lineage of Evil falso, finto, fake, no, non voglio quella merda lì, mamma mia. Cioè mi fa ribrezzo raga, no, non è un Lineage of Evil quello, è... Manco Chilled è così povero caratterialmente. Mamma mia, davvero, Chilled è meglio. Chilled è più fiero, raga, di Frost.